Buonasera a tutti, signore e signori, e benvenuti all'interno di questa nuova diretta del Calcio al Bar. Oggi apriamo la Serie A insieme con il 14° turno, le prime due partite dell'infrasettimanale. Come vedrete, ci saranno Spezia Udinese in alto e Napoli Empoli in basso, la capolista, quindi gioca in casa proprio contro la formazione allenata da Zanetti per consolidare e confermare il primo posto in attesa del Milan secondo stasera, che seguiremo anche quella insieme. Cominciata la partita, un leggero ritardo, e quindi scusatemi di questo, ma andiamo subito a vedere quelle che sono le formazioni ufficiali. Miretti in porta, Di Lorenzo, Østigard, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Osimhen, Raspadori. Per quanto riguarda l'Empoli, Vicario in porta, Stojanovic, Ismaili, Luperto, Parisi, As, Marin, Bandinelli. Intanto subito verticalizzazione che viene prolungata dai difensori dell'Empoli verso le mani attente di Vicario, Haas, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Bairami, Satriano. Per quanto riguarda Spezia Udinese, le due partite la seconda partita delle ore 18:30. Per lo Spezia in porta Dronkowski, Hampadouk, Vior, Nicolau, Holma, Gudelo, Bourabia, Ekdal, Resa, Verde, Zola. Per quanto riguarda l'Udinese, Silvestri in porta, Bisiol, Perez, Neutink, Pereira, Lovric, Wallace, Arslan e Bossé lì davanti. Success e De Olofeu. Si parte subito con un calcio di punizione per l'Udinese, poi chiaramente andremo a vedere anche quelli che sono appunto arbitro e assistenti per queste due partite, e chiaramente sono importanti soprattutto per lo Spezia. L'Udinese ha accumulato un buon bottino nonostante alcune partite un po' altalenanti negli ultimi tempi, mentre invece lo Spezia avrebbe bisogno di 3 punti per potersi togliere un po' di più dalle brutte acque. Calcio di punizione viene battuto da De Olofeu all'interno dell'area di rigore. La difesa dello Spezia, seppur con difficoltà, spazza ancora l'Udinese, che alimenta l'azione offensiva con il colpo di testa di Ebossé, pallone che finisce in fallo laterale, quindi si riprenderà con una rimessa in zona d'attacco per lo stesso Ebossé, che la tocca verso Success, che prova ad andare in uno contro uno fermato, e poi è proprio la formazione allenata da Gotti a metterla giù. Buonasera, tranquillo caro Nicola, buonasera anche a te e benvenuto chiaramente all'interno di questa diretta. No, ci sta, dai, dai, folklore, folklore. E tu, come spero che tu stia bene chiaramente, e stiamo seguendo appunto le due partite delle 18:30, delle 6:30, e cioè appunto Napoli-Spezia e l'altra, cioè lo Napoli-Empoli e Spezia-Udinese. Ho fatto un po' una sorta di purpurri di entrambe, ancora bloccate sul punteggio di 0-0. Intanto non so perché, ma mi dà che il titolo sia scritto in irlandese, e ci posso fare ben poco, ho provato a cambiarlo, ma va bene. Ancora Ndombele che recupera il pallone, siamo sull'out di sinistra, potrebbe mettere il traversone. Bene, bene, caro Nicole. Ancora il Napoli che prova a spingere centralmente con Lobotka, che potrebbe allargarla verso l'out di destra per Di Lorenzo, che può andare ad uno contro uno. La verticalizzazione dentro per Raspadori, due scambiano. Ancora il numero 91, ex Sassuolo del Napoli, oggi va indietro da Østigard per Kim, la gira sul centro sinistra per Mario Rui, può andare in uno contro uno, invece decide di scambiare per Zambo Anguissa, che arriva quasi sulla tre quarti campo, prova una sventagliata raccolta dai difensori dell'Empoli, e qui Parisi rischia tanto sulla pressione da parte di Raspadori, che però non va a buon fine, quindi Parisi può provare a partire in contropiede, arriva sino alla metà campo partenopea, e alla fine Kim con una buona uscita e un buon tempo difensivo riesce ad arpionare la sfera. Lobotka per Anguissa, alla fine proprio il Napoli a recuperare il pallone, mentre invece per quanto riguarda Spezia e Udinese è proprio la squadra ligure di casa che prova a gestire il pallone centralmente con
il proprio portiere, cioè Dronkowski, che spedisce la sfera in fallo laterale. Udinese ha iniziato arrembante questa partita. Pallone crossato all'interno dell'area di rigore, raccolto dai difensori dello Spezia. Quindi ancora è l'Udinese che con Lovric, dopo la squalifica, torna titolare comunque ad alimentare l'azione offensiva. Verticalizzazione per Success, che colpisce di testa verso l'inserimento in area di rigore da parte di Arslan. Troppo lungo il colpo di testa, e quindi è lo stesso Bartomeu Dronkowski ad uscire ai limiti della propria area di rigore a raccogliere il pallone. Mentre invece, per quanto riguarda Napoli-Empoli, subito le immagini vanno lì con Lobotka che la tocca indietro verso Meret, la può gestire all'interno dell'area di rigore il portierone numero uno del Napoli. Ancora sul centro-destra per Østigard, la verticalizzazione per Di Lorenzo, ex tra l'altro di questa sfida ai tempi di Sarri all'Empoli. Di Lorenzo indietro per Østigard, in mezzo per Lobotka che viene incontro e può raccogliere, nonostante il tentativo di pressing da parte di Satriano, sembra quasi un tridente quello dell'Empoli, e cioè centralmente c'è Satriano, Baldanzi e lo stesso Bairami si scambiano la posizione, anzi Bairami sul centro-sinistra e Satriano e Baldanzi si scambiano la posizione, almeno questo in fase di pressione. Ancora Haas che la scambia con Stojanovic, la tocca indietro verso il suo portierone, e cioè in questo caso Vicario, con la pressione del Napoli con Ndombele che arriva fino all'interno dell'area di rigore, la verticalizzazione, Bairami riesce ad intercettare la sfera, prova il tentativo in avanti verso lo stesso Bairami, pallone troppo lungo che viene intercettato da Hakim che spazza, trova anche la rimessa dello stesso Bairami, e quindi ci sarà una rimessa in gioco per il Napoli. Le immagini si spostano su Spezia Udinese, ancora 0-0 al sesto minuto di gioco. Andiamo a leggere quelli che sono appunto arbitri, quarto uomo, VAR, insomma coloro che sono stati designati per i seguenti match. Partendo da Spezia Udinese, Mario Piccinini della sezione di Forlì sarà il direttore di gara. Intanto attenzione Holm che attacca sull'out di destra, lascia l'incombenza a Mbala Nzola, prova ad andare centralmente verso Burabia che la gestisce nel cerchio centrale di centrocampo, a verticalizzazione da parte del numero 4, e cioè Eitan Ampadu, ex giocatore della Venezia, troppo lunga per tutti. Alla fine l'Udinese ha buon gioco nel mettere fuori la sfera in fallo laterale. Arbitro il signor Mario Piccinini della sezione di Forlì, assistente numero 1 Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia, assistente numero 2 Marco Ceccon della sezione di Lovere, che è appunto località Lombarda. Intanto attenzione al Napoli che conquista un calcio di punizione quasi al limite dell'area di rigore con Raspadori, bravo a chiudere l'1-2 con Osimhen. Quarto uomo per Spezia Udinese, Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Al VAR ci sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1, e come aiuto al VAR Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata. Per quanto riguarda Napoli-Empoli invece l'arbitro sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, assistente numero 1 e 2 Mauro Galetto della sezione di Rovigo e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo. Quarto uomo, anzi appunto dopo aver arbitrato la prima partita in Serie A, sarà lei la prima donna a farlo, il quarto uomo Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Al VAR ci sarà Michael Fabri della sezione di Ravenna, e come aiuto al VAR Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo. Calcio di punizione quasi dal limite dell'area di rigore, Capitan Bandinelli parla con il direttore di gara e chiede il perché sia stato assegnato questo calcio di punizione, ma ancora il Napoli che può andare con Mario Rui sul punto di battuta. Mi sembra anche Raspadori, Politano, diversi nomi che potrebbero far male alla difesa avversaria. Sembra che si allontanino tutti e Raspadori sia quello più intenzionato a calciare. Restano lui e Mario Rui sul punto di battuta. Barriera molto folta messa da parte del portiere dell'Empoli. Vedremo chi andrà a calciare. C'è un coccodrillo per impedire che la palla passi bassa.
partita. Ma il direttore di gara ordina anche ai giocatori del Napoli di restare più vicini per evitare di essere troppo attaccati alla barriera dell'Empoli. Calcio di punizione che può essere battuto, vediamo un po' da Raspadori, il tiro deviato, Mario Rui ancora, altro ex di questa sfida, prova il tiro al volo verso la porta di Vicario, pallone che esce sul fondo, alla sinistra. Appunto sulla parte alla sinistra della porta, difesa da Vicario, tiro al volo abbastanza innocuo e velleitario. Le immagini si spostano sulla Spezia con la formazione ligure che la gestisce nel cerchio centrale di centrocampo. Il tentativo di verticalizzazione, pallone recuperato da Bossessi, lotta su quella palla vagante e Wallace la mette giù, la allarga sull'out di destra per il capitano della formazione friulana, e cioè per Pereira indietro per Perez, in mezzo per Bisciol, potrebbe girare verso il rientrante Bram Neuding, ma decide di non farlo. Ancora la formazione ospite che prova a rendersi pericolosa. Lo Spezia, appunto, che l'Udinese conosce bene, l'allenatore dello Spezia, e cioè Luca Gotti, riparte in contropiede, o almeno prova a farlo con Verde, che manda sulla profondità Holm, che ha una prateria davanti a sé, può accedere sino all'interno dell'area di rigore. Cross. E il tiro di Mbala Zola in allungo con il piede sinistro, brava, bella, bravi, bella azione di contropiede. Appunto, è questo anche Luca Gotti, nello svolgersi delle sue manovre. Holm è riuscito a prendere il tempo a un rientrante numero 5 dell'Udinese, cioè Aslan. Ha messo il cross verso l'interno dell'area di rigore, laddove Zola in allungo si è avventato, ma non riuscendo a colpire bene la sfera, e quindi neutralizza il tiro da parte di Silvestri. Ma una prima grande occasione ce l'ha avuta subito lo Spezia. Intanto ritornano le immagini a Napoli, calcio d'angolo che può essere battuto dalla bandierina di destra. Vediamo un po' la parte di Politano, pallone verso l'interno dell'area di rigore, messo fuori dall'Empoli che prova a partire in contropiede sull'out di sinistra con Bairami. Ottimo ripiegamento difensivo in coppia da parte di Raspadori e Mario Rui, che scippano il pallone proprio al numero 10 dell'Empoli, e quindi sarà ancora Ndombele a gestirla in mezzo al campo per Lobotka, mentre invece Spezia Udinese, calcio di rinvio dal fondo per un tacco troppo profondo da parte di Success verso Deulofeu, che si era inserito sul centro-sinistra dell'area di rigore. Intanto occasionissima precedente per Balanzola, che da due passi ha colpito con il sinistro in allungo, che abbiamo commentato precedentemente. Ancora l'Udinese che la manovra con Wallace, la gira sull'out di destra per Roberto Pereira. Roberto Pereira ancora in verticale per Lovric, che si fa trovare tra le linee, 1-2 con Deulofeu. Adesso è Lovric sull'out di destra, ancora ridà dentro il pallone verso la linea di fondo campo allo stesso Deulofeu, potrebbe mettere il traversone, contrato e chiuso una prima volta, offre di nuovo il pallone corto a Lovric per un tentativo di traversone messo fuori dai difensori liguri, e quindi si riprenderà con una rimessa laterale in zona difensiva per lo Spezia. Bravo poi Burabia a contenere l'arrivo dello stesso Lovric in pressione sul centrocampista sul mediano ex Sassuolo. Rimessa laterale che può essere battuta dal Daresa all'esterno di sinistra della formazione ligure. Ancora è l'Udinese a metterla giù. Bram Neuting la lascia verso Neuen Perez, che l'allarga sul centro-destra per Ebossé. Si scambiano la posizione. Appunto, Ebossé spesso viene indietro. Oggi dovrà fare un lavoro un po' meno grato per lui, e cioè l'esterno di sinistra a tutta fascia dovrà alternarsi anche lì con magari Arslan, che gli può dare quel tipo di copertura che occorre. Ma attenzione allo Spezia, che è di nuovo in zona offensiva con Verde, che la manovra sulla tre quarti campo potrebbe calciare, invece decide di dettare un passaggio dentro per Mbala Nzola. Ancora l'ex Spezia, l'ex Sampdoria Ekdal, che prova a raccogliere la sfera, tentativo di traversone verso l'interno dell'area di rigore con l'Udinese che esce bene. Success viene trattenuto irregolarmente da Nicolau, e quindi ci sarà un calcio di punizione proprio per la formazione
friulana ospite quando siamo giunti al 14° minuto del primo tempo tra Napoli ed Empoli e anche al 14° tra Spezia e Udinese. Più o meno c'è parità di tempo nei due campi. Parisi, la manovra sull'out di sinistra, questo chiaramente per quanto riguarda Napoli-Empoli, se la porta però fuori e quindi la formazione campana può usufruire di una rimessa in zona d'attacco con Di Lorenzo, altro ex di questa sfida, va verso Raspadori, lotta con i suoi diretti avversari e quindi ci sarà una rimessa per l'Empoli. L'ultimo tocco è proprio dello stesso ragazzo numero 81 degli Azzurri, anche se Politano sembra non credere alla decisione del direttore di gara. Andrà sul punto di battuta Parisi in verticale, il Napoli solo temporaneamente a metterla giù con Verde e Di Lorenzo che lottano sull'out di destra. Alla fine sono i partenopei a uscirne vincitori con Di Lorenzo che può andare in uno contro uno. Ottimo ripiegamento difensivo di Nicolau che spazza con il destro verso il fallo laterale. Intanto c'era un fallo, precedentemente era stato messo giù Politano e il capitano dell'Empoli Bandinelli è stato ammonito per l'intervento irregolare che non è passato inosservato al direttore di gara, il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Intanto l'Udinese manda il pallone in fallo laterale, quindi lo Spezia può usufruire di una rimessa con Kvior che la gira in verticale, salta più in alto di tutti Ekdal, Nzola la mette giù quasi al limite dell'area di rigore. Ricordiamo che l'Udinese viene anche dal pareggio contro il Lecce in casa, per certi versi inaspettato, ma brava la squadra di Baroni in fase leggermente calante, quella invece di Sottil dopo un inizio di campionato importante. Intanto Agudelo recupera il pallone quasi al limite dell'area di rigore, tenta di piazzare con il sinistro sul palo alla destra di Silvestri, tiro che però è abbastanza prevedibile e soprattutto non è potente, quindi viene bloccato dal portierone avversario, con il Napoli invece che attacca con Mario Rui che la gira sull'out di sinistra per Raspadori che tenta di andare dentro da Ndombele, pallone chiuso e quindi lo stesso portierone dello Spezia, cioè Drongoski, lo fa suo all'interno dell'area di rigore, potrebbe appoggiare corto verso Nicolau, decide di metterla giù all'interno, scusate, non Nicolau chiaramente, ma Luperto decide di metterla giù all'interno dell'area di rigore e poi la scambia con i suoi compagni. L'Empoli stava per combinare un bel pasticcio con Stojanovic che è costretto a rimettere il pallone in fallo laterale sulla pressione di Victor Osimhen. Lo stesso Vicario si era portato il pallone all'interno della propria area piccola perdendone per un secondo il controllo e quando hai contro un attaccante come Osimhen una cosa del genere può risultare anche fatale. Di Lorenzo la gestisce sull'out di destra, potrebbe appoggiare per Ndombele, invece va in verticale da Politano che prova a lanciare lungo verso il compagno, mi pare Osimhen che aveva dettato la profondità, calcio rimessa laterale ancora per la formazione azzurra con Östigard che la gira sul centro-sinistra per Mario Rui che può avanzare, la verticalizzazione per Osimhen che riesce a effettuare la sponda, indietro per Zambanguissa, ancora il Napoli, partenopei che manovrano sull'out di sinistra con lo stesso Zambanguissa che prova a controllare il pallone, indietro per Lobotka, lo gira ancora per Di Lorenzo cambiando lato, in mezzo per Anguissa, prova in verticale per Politano che riesce a toccare di tacco per Di Lorenzo, prova a mettere il traversone verso l'interno dell'area di rigore laddove si stava per avventare Victor Osimhen, invece non va questo tentativo, ancora il Napoli che insiste sull'out di destra, Politano tocca indietro per Di Lorenzo che potrebbe mettere il traversone, invece assegna di nuovo il pallone al ragazzo numero 21 del Napoli e il tentativo di cambio gioco viene letto dai difensori dell'Empoli, c'è subito un tentativo di verticalizzazione con Lobotka che recupera il pallone nel cerchio centrale di centrocampo, la gira ancora per Mario Rui, indietro per Kim, in mezzo per Anguissa, Anguissa la gira verso
verso Lobotka, uno dei più indietreggiati difensori del centrocampisti del Napoli sulla linea dei difensori. Politano va in uno contro uno, prova a mettere il traversone bloccato dai difensori dell'Empoli, che potrebbe provare a partire in contropiede con Razvan Marin, che cambia lato verso Stojanovic, la tocca dietro verso Ismaili. E molto bene la formazione toscana allenata da Zanetti in questo frangente ad uscire in questo modo da una situazione abbastanza difficile. Lobotka pressa alto, commette fallo, c'è anche una trattenuta, anzi una spinta da parte di Anguissa e in coppia con Ndombele sul giocatore dell'Empoli, quindi ci sarà un calcio di punizione per la formazione ospite. 19esimo in corso e ancora le due squadre sono, le due partite sono bloccate sul punteggio di 0-0, Napoli-Empoli 0-0 e Spezia-Udinese ancora 0-0, con la formazione di casa che prova a rendersi pericolosa. Ma è Lovric che recupera il pallone, manda dentro Success, uno contro uno, rientra sul destro, il tiro e il gol del vantaggio della formazione allenata da Sottil, la verticalizzazione da parte di Lovric dentro per Success, che ha dettato bene la profondità, è andato in uno contro uno con il suo diretto avversario, e cioè in quel caso il difensore del Spezia che stava rientrando, posizione da valutare, che sembra però essere regolare da parte dello stesso Success, bravo ad evitare l'intervento in ripiegamento difensivo di Nicolau. Con il tacco si è portato il pallone sul destro e ha piazzato sul secondo palo alla sinistra di Drongoski, e c'è stato il gol, la rete del vantaggio da parte dello Spezia che può così esultare, dell'Udinese che può così esultare, e in questo momento è in vantaggio al piccolo. Ripetiamo, assist da parte di Sandy Lovric, gol di Success, c'è solo da controllare la posizione da parte dello stesso attaccante numero 7 dell'Udinese. Lovric parla con il direttore gara, si sta chiaramente effettuando un check con Valerio Marini al VAR della sezione di Roma 1, e come avaro Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata, l'arbitro, lo ricordiamo, è Mario Piccinini della sezione di Forlì. C'è un possibile fuorigioco sulla verticalizzazione di Sandy Lovric, vedremo se sarà confermato oppure no, momenti chiaramente di attesa per Sottil. Fuorigioco, quindi annullata la rete del vantaggio alla formazione ospite. Si resta sul punteggio di 0-0. L'assist sarebbe stato fornito da Lovric per Success, ma il VAR ha annullato tutto, e quindi si resta sul punteggio di Spezia 0, Udinese 0, e quindi al 22esimo gol annullato per la formazione ospite, con Nicolau che va anche a lamentarsi con il direttore di gara, che però gli ha dato ragione in questo frangente. Ampadu prova a gestirla sul centrodestra, verticalizzazione per Bourabia, che prova subito di prima intenzione ad andare lungo verso un Balanzola. Ancora lo Spezia, che evidentemente è anche galvanizzato da questo tipo di situazione o corsa. Pallone battuto verso l'interno dell'area, rigore per Balanzola, che prova una sorta di conclusione, di tiro cross basso, rasoterra, che attraversa tutta l'area piccola e finisce sul secondo palo. Intanto Success precedentemente era in fuorigioco per un ginocchio e il pallone finisce appunto in fallo laterale, quindi si riprenderà con una rimessa in gioco per la formazione friulana. Sull'out di destra se ne incarica Wallace, che vede vicino a sé avvicinarsi Arslan, lo serve, ma le immagini vanno subito su Napoli-Empoli con la formazione partenopea, tentativo di traversone da parte di Mario Rui verso l'interno dell'area di rigore al 23esimo minuto. Molto bene Ismaili che mette fuori il pallone in fallo laterale con la formazione azzurra che resta concentrata nella metà campo difensiva dei toscani. Ancora Kim che la gira verso Østigard può avanzare, cerchio centrale di centrocampo, la allarga per Politano che può andare in uno contro uno, decide invece di diminuire un po' i tempi ed i ritmi dell'azione. Ancora lo stesso Østigard che va da Mario Rui in mezzo per Ndombele, scambia
Sampdoria con Raspadori, tentativo di passaggio filtrante che non riesce. L'Empoli poi prova a partire in contropiede con Satriano, molto abile a venire in contro e puntare il suo diretto avversario, in questo caso Mario Rui, che gli concede solamente una rimessa laterale che verrà battuta da Stojanovic in zona difensiva. Nessuno dell'Empoli si avvicina se non Baldanzi, quindi c'è un tentativo di capire chi verrà servito. È stato servito Haas, solamente che Haas penso l'abbia toccata con la mano, è stata fischiata un'irregolarità, o è controfallo oppure calcio di punizione. Calcio di punizione in questo caso per il Napoli. Mario Rui ancora per Kim, la verticalizzazione per Anguissà che viene incontro, le immagini si spostano su Spezia Udinese con Balanzolà che lamentava un fallo subito. Alla fine comunque lo Spezia resta in zona offensiva con una rimessa laterale che può essere battuta da Resa verso l'interno dell'area di rigore, vede i suoi compagni che si inseriscono, pallone verso Holm, troppo lungo per lui, si lotta ancora sull'out di sinistra, molto bene Resa a metterla verso la profondità per Agudelo. L'Udinese copre e regala solamente un calcio da angolo alla formazione ligure di casa, proprio con l'autore, quello che sarebbe stato l'autore dell'assist del gol dell'1-0, annullato dal VAR per un fuorigioco. Ancora Verde che la tocca corto per Agudelo, tentativo di traversone sbilenco verso il secondo palo, l'accolto però da Balanzola che conquista un quantomeno una rimessa laterale, raccolto non benissimo, ha fatto sta che e comunque lo Spezia resta in zona offensiva con lo stesso Holm che si incaricherà la battuta, vicino a lui Burabia, vicino a lui gli altri centrocampisti dello Spezia, pallone verso l'interno dell'area di rigore messo fuori dalla difesa dell'Udinese. Kior la allarga sul centro sinistra, ancora la formazione ligure che manovra nel cerchio centrale di centrocampo con Burabia che allarga verso Holm, ragazzo e talento veramente molto acerbo, ma si sta vedendo qualcosa di importante. La verticalizzazione di Ampadu per Verde che la gira verso Nzola, Resa la lascia scorrere per Nicolau, credo che arriva, anzi Agudelo che provava ad arrivare in ripiegamento offensivo, in realtà il pallone finisce in fallo laterale, troppo lungo per lui, e quindi si ripartirà con una rimessa. Intanto l'Empoli ha provato a rendersi pericolosa verso la porta di Meret, bravo Stojanovic a vincere l'uno contro uno con Mario Rui, poi è entrato all'interno dell'area di rigore, ha messo un traversone verso il secondo palo sul quale nessuno dell'Empoli è riuscito ad avventarsi, ma primi sprazzi della formazione toscana che adesso però è costretta a difendere con Stigard che la gestisce nel cerchio centrale di centrocampo, l'allarga verso Mario Rui sull'out di sinistra che potrebbe verticalizzare, si avvicina in contro a sé Giacomo Jack Raspadori, i due scambiano, lo stesso Mario Rui decide di andare da Ndombele che viene incontro, molto spesso Ndombele, uno tra Ndombele e Anguissà si abbassa e un altro e l'altro va a dettare il movimento in profondità, in questo caso un tentativo di verticalizzazione per Politano troppo lungo per tutti, quindi può ripartire Parisi sull'out di sinistra, il tentativo di verticalizzazione verso Zambo Anguissà che però non ha effetto, quindi batte subito la rimessa laterale. Ancora l'Empoli ai limiti dell'area di rigore, Haas in verticale per Satriano che allarga per Bairami, vorrebbe il passaggio dentro lo stesso Bairami, pallone che però è difficile da intercettare per Stojanovic in quanto il passaggio è corto e prima di lui si avventa Mario Rui. Ancora Spezia Udinese, le immagini vanno proprio lì a cercare questo match con Perez che l'allarga sull'out di destra per Pereira, la verticalizzazione verso Neuen Perez, alla fine molto bene la formazione di casa a chiudere in fallo laterale, anche se poi l'Udinese batte subito con la verticalizzazione di Pereira a cercare sulla profondità Arslan, in qualche modo la difesa dello Spezia se la cava e quindi Balanzola può ribaltare subito il campo allargando per Resa, dentro per Verde che prova a stoppare il pallone, riesce di ginocchio in un primo momento a farlo, poi però la linea difensiva dell'Udinese è più abile di lui a recuperare la sfera, quindi ancora si lotta con
Arslan che esce vincitore, la verticalizzazione verso Lovric che cade a terra. Secondo il direttore in gara non c'è alcun tipo di irregolarità, quindi ancora Holm che può spingere dall'out di destra in mezzo verso bravissimo Albin Ekdal che si mette davanti ad Arslan, viene spinto in modo irregolare, quindi calcio di punizione per la formazione allenata da Luca Gotti, lo ricordiamo, 2 anni fa manager dell'Udinese. Intanto attenzione Osimhen che riesce a sfondare all'interno dell'area di rigore, l'Empoli mette fuori ma solo temporaneamente perché arriva Lobotka che allarga per Mario Rui, tentativo di cross che è stato deviato e quindi l'Empoli può recuperare il pallone con Vicario che l'allarga verso Parisi, subito però le immagini si spostano su Spezia Udinese per il calcio di punizione, tentativo di Verde verso l'interno dell'area di rigore messo fuori, si lotta su questa palla a vagante, Nicolau la mette giù, la allarga per Ressa che potrebbe mettere il traversone, punta al suo diretto avversario, lo salta, poi mi sembra Pereira, Roberto Pereira in ripiegamento difensivo, tocca e sporca questa traiettoria e quindi calcio d'angolo, si riprenderà con un corner per la formazione di casa, con il sinistro a uscire verso il dischetto del rigore, lo stesso Verde all'interno dell'area, ci sono chiaramente Ekdal, Ampadu troppo lungo per tutti tranne che per Balanzola che riesce solo a toccare la sfera ma non a indirizzarla verso la porta, tiro con il destro che finisce sul fondo in equilibrio precario, anzi l'ha colpita più con lo stinco e quindi il pallone ha preso un effetto non voluto dallo stesso ragazzo numero 18 dello Spezia, ancora 30esimo in corso in entrambe le partite, il Napoli prova a rendersi pericoloso ma l'Empoli la riconquista con Bairami che manda sulla profondità Baldanzi che può andare all'uno contro uno con Kim, serve sull'out di destra Stojanovic che arriva con un treno, tentativo di traversone che però viene raccolto al Zambanguissa e quindi subito il Napoli potrebbe ribaltare il fronte con Mario Rui in mezzo per il numero 99 dei partenopei che scavalca la linea mediana, si aggira sulla tre quarti campo, la scarica per Di Lorenzo che l'allarga a sua volta per Politano che può andare in uno o contro uno, potrebbe mettere il traversone, invece la tocca verso lo stesso Di Lorenzo in mezzo per Lobotka che la gira a sua volta per Politano, ancora può andare in uno o contro uno con il suo diretto avversario che in questo caso è Parisi che poi lo mette giù anche irregolarmente, il Napoli prova a sfondare con un 1-2 tra Di Lorenzo e Raspadori, Di Lorenzo viene messo giù in modo irregolare, resta a terra per un colpo lamentato e subito sul volto, effettivamente c'è stato un doppio blocco da parte prima di Bandinelli e prima di Parisi e poi di Bandinelli su due avversari diversi, Di Lorenzo ne ha fatto le spese peggiori ma comunque non c'è alcun tipo di irregolarità e non c'è quindi un calcio di punizione, intanto Arslan ha avuto l'occasione per far passare i suoi in vantaggio all'interno dell'area di rigore, si è ritrovato un assist di Deulofeu, bravo a girarsi, a capire anche dove era posizionata la porta e la sua posizione al limite dell'area, pallone che però è finito alto sopra la traversa e quindi può rimettere in gioco la sfera a Drongoski, in verticale si lotta nel cerchio centrale di centrocampo, verticalizzazione per Success, raccolta da Ampadu, indietro verso Drongoski che potrebbe rilanciarla e invece diciamo è costretto dall'arrivo di Success a darla lunga verso Holm, si lotta su questa palla con Perez ancora all'interno della difesa spezzina, non si riesce a mettere giù questo pallone, alla fine Balanzola a mettere tutti d'accordo e poi Arslan manda direttamente la sfera in fallo laterale, avrebbe voluto un intervento irregolare ai suoi danni da parte di Albin Ekdal, cosa che non è stata, ancora Burabia indietro per Kvior verso Nicolau, la verticalizzazione per Agudelo che prova a far scattare sulla profondità Resa al limite dell'area di rigore, potrebbe entrarvi super
era il suo diretto avversario, prova a mettere un passaggio filtrante con il destro a mo' di traversone imprendibile per tutti. L'Udinese rilancia, Mampadou raccoglie il pallone sulla tre quarti campo, pesca resa all'interno dell'area di rigore, il gol del vantaggio è lo Spezia. Quando siamo giunti al 33° minuto del primo tempo ci sarebbe la posizione regolare oppure no di resa da dover controllare, ma Mampadou ha raccolto un pallone rilanciato non benissimo da parte dei difensori dell'Udinese, lo ha verticalizzato in avanti verso Resa che si era inserito dall'out di sinistra, difesa friulana poco concentrata in questo frangente, bravo Mampadou a trovare un morbido scavetto verso Resa che si è presentato all'interno dell'area di rigore, ha piazzato con il destro sul palo alla sinistra della porta, difesa da Silvestri, quindi gol, rete del vantaggio. C'è forse da controllare la posizione di Resa, mi è sembrata in un primo tempo regolare, ma l'ottimo scavetto a parte di Mampadou e poi freddo Resa davanti al portiere ad angolare all'angolino alto rispetto al palo alla destra di Silvestri e quindi al 34° minuto del primo tempo, Spezia 1 Udinese 0, vediamo se c'è un VAR in corso, stanno aspettando in questo momento, il gol è valido, quindi non è stato annullato come quello in precedenza di Success su Assi di Sandy Lovric che avrebbe portato in vantaggio l'Udinese e quindi Spezia 1 Udinese 0, gol da parte di Resa dall'interno dell'area di rigore piazzando sul secondo palo su assist di Mampadou. Intanto attenzione all'Empoli che prova a mettere un traversone da parte di Bairami verso l'interno dell'area di rigore, il pallone finisce fuori e poi sul ribaltamento di fronte Ismaili è costretto a mettere la sfera in fallo laterale, indietro per Kim che la gira verso Stigard, siamo nella metà campo difensiva partenopea, pallone allargato sul lato di destra per Di Lorenzo che ha un po' di spazio davanti a sé, potrebbe andare e passarla verso Lobotka, invece viene incontro Anguissa ancora che scambia con Ndombele, la gira sul lato di destra per Di Lorenzo, in mezzo per Anguissa che prova a mettere il pallone centralmente per Raspadori che lo stoppa di petto per Osimhen che la gira per Ndombele che a sua volta l'allarga per Mario Rui, tentativo di cross verso l'interno dell'area di rigore messo fuori dalla difesa dell'Empoli, ma il Napoli resta comunque in zona offensiva e potrà essere battuta una rimessa in gioco da parte, vediamo un po' di Mario Rui che può andare verso Ndombele che viene incontro, prova a scambiare, prova l'1-2, pallone toccato dalla difesa dell'Empoli, quindi rimessa laterale, Baldanzi è stato colui che ha messo il pallone fuori, si rivede Raspadori che viene incontro lì sulla fascia sinistra, cambia un po' la sua posizione il ragazzo molto talentuoso del ex Sassuolo, ancora il Napoli che prova a gestirla con Kim per Østigard, la gira sull'lato di destra per Di Lorenzo, la verticalizzazione per Napolitano in mezzo per Anguissa, la scambia ancora con lo stesso Di Lorenzo che poi la tocca di nuovo corta verso Zambo Anguissa, il numero 99 dei partenopei, dentro per Napolitano che può andare all'uno contro uno, invece scarica di nuovo per l'esterno numero 22 del Napoli, dentro per lo stesso Politano e quindi calcio d'angolo per la formazione allenata da Luciano Spalletti, dalla bandierina di destra con il sinistro a rientrare potrebbe andare Giacomo, anzi con il destro a uscire potrebbe andare Raspadori e c'è un altro giocatore del Napoli che in questo caso Politano potrebbe mettere il traversone con il sinistro, torna a segnare Are Resa, eh sì appunto gol importante per lui, Spezia 1 Udinese 0 su assist di Mampadou e appunto Resa è stato molto abile e freddo in quella occasione, grande Resa, appunto tutto quello che è successo col Fantacalcio YouTube Italia resta pietra miliare nella storia appunto di questo del calcio. Di Lorenzo mette il pallone verso l'interno dell'area di rigore messo fuori dai difensori del Napoli, Østigard la allarga verso lo stesso Di Lorenzo che può mettere il traversone, il pupillo di Javiox e Francesco, zona romanista, sì assolutamente.
E poi quest'anno io e Francesco non l'abbiamo preso. Non mi ricordo se ce l'ha lo stesso Japiox, però potrebbe anche essere. Non mi ricordo questo. Comunque, ancora la verticalizzazione per Anguissa, però sì, tutto quello che è successo, Rezza 1, assolutamente da ricordare. Ancora Anguissa, tentativo di traversone verso l'interno dell'area di rigore. Spezia mette fuori, Rezza cambia la storia. Assolutamente sì, del buon Japiox, grande tra l'altro, cari ragazzi, Michele di Fantagol, Japiox, vi invito a passare anche dal loro canale, chiaramente, oltre a tutti i ragazzi, Francesco di zona romanista, e al tempo stesso anche un canale sulla piattaforma. Ora intanto attenzione all'interno dell'area Raspadori, che viene messo giù in modo irregolare, però riesce lo stesso a calciare con il destro al volo, quindi non ci dovrebbe essere il penalty, però chiaramente la difesa dell'Empoli troppo aggressiva su Raspadori ha rischiato per un tiro che poi era stato parato da parte del portiere avversario Vicario. Intanto la verticalizzazione per Verde, Spezia vicinissimo al 2-0 all'interno dell'area di rigore, ha calciato con il sinistro molto potente che è uscito rispetto al palo alla destra della porta difesa da Silvestri, davvero di un soffio potente, ma non precisa questa a conclusione. La verticalizzazione intercettata da Nicolau, che prova subito a cambiare gioco, prova appunto a gestirla lo stesso Mbalanzolà all'interno dell'area di rigore, e poi l'Udinese invece la recupera con Arslan che l'allarga per lo stesso Pereira. Peccato che il gol di Success l'hanno annullato. Sì, fuori gioco di Success, la verticalizzazione quella vincente, l'assist sarebbe stata di Sandy Lovric, e chiaramente, diciamo, aveva dettato anche il movimento giusto, ma il tempo era sbagliato. Eravamo ancora sul punteggio di Spezia 0, Udinese 0, e invece poi dopo poco si è trasformato in Spezia 1, Udinese 0. Calcio di punizione intanto con il tacco di Mario Rui per Raspadori, che si avvicina al limite dell'area di rigore, la tocca per Zambanguissa, che poi prova una sorta di palla dentro con il destro, anzi non era Zambanguissa ma era Ndombele a cercare i giocatori del Napoli che si stavano inserendo. Pallone troppo lungo per tutti che finisce sul fondo, e quindi si riprenderà con una rimessa, e Victor Osimhen, che è appunto inquadrato mentre l'arbitro si lamentava, Luca Pairetto della sezione di Nichelino si lamentava con il portiere avversario affinché riprendesse con poco le ostilità. Rilancio lungo verso, vediamo un po', Bairami che non riesce a metterla giù, ancora Mario Rui che la verticalizza verso Osimhen, che prova a lottare, più in alto di lui va Luperto, lo ricordiamo ex di questa sfida, lo stesso centrale dell'Empoli oggi, un tempo del Napoli, e quindi il pallone finisce tra le mani di Vicario, con invece lo stesso le immagini che si spostano su Dronkowski, che prova a rilanciare lungo verso Holm, che si alza davvero tantissimo, quasi in posizione in alcuni frangenti di ala destra sulla stessa linea quasi di Mbalanzolà e Verde, i due più avanzati oggi scelti da Luca Gotti. Ancora in mezzo al campo Ampadu la verticalizza per Holm, che è lotta, subisce un fallo, quindi calcio di punizione con lo stesso ragazzo numero 2 che finisce a terra. Ancora lo Spezia che prova a impostarla con Nicolau, che la gira sul centro-sinistra. Agudelo prova a mandare in verticale Rezza, che oggi veramente cosiddetto on fire, cioè Rezza quando detta il passaggio in profondità, e quando soprattutto i compagni lo mandano proprio lì sul fondo, è davvero in fiducia, riesce a bruciare molto spesso sul tempo il proprio diretto avversario. Calcio d'angolo intanto che può essere battuto alla bandierina di sinistra, con il sinistro a uscire da parte di Verde per la formazione ligure. Pallone messo fuori dai difensori dell'Udinese con Burabia, che alimenta l'azione offensiva, ed Ampadu da due passi che calcia verso Silvestri. Il tiro con il destro viene parato da
dal portiere avversario dell'Udinese, che riesce a mandarlo anche con una respinta più di istinto che non altro sulla traversa. E poi la difesa della formazione friulana mette il pallone in calcio d'angolo, ma qui Ampadu era in posizione regolarissima e davvero non ha sfruttato quella che è stata la grande occasione. Poi ancora Holm, Nzola all'interno dell'area di rigore, tentativo da parte di Kvior. Si è acceso un mischione con la difesa dell'Udinese, che ha allontanato solo temporaneamente. Ancora Nzola sul secondo palo, prova il tiro al volo con il destro parato dal portiere avversario Silvestri, che davvero ha effettuato tre interventi per salvare l'Udinese. Poi Success ribalta il campo, prova a mettere il cross verso l'interno dell'area di rigore. Il gol del pareggio dell'Udinese, l'azione che aveva portato al gol dell'1-0, che poi era stato annullato, si ribalta con Success in questo caso a servire l'assist dopo una progressione sull'out di sinistra verso l'interno dell'area di rigore, verso Sandy Lovric, che si è inserito, ha tirato con il sinistro a incrociare verso il secondo palo. De Lofeo era rimasto a terra, palla che era carambolata sui piedi di Success, che era andato in uno contro uno con Nicolau, aveva messo il pallone a rimorchio verso l'interno dell'area piccola, e Sandy Lovric con il destro, anzi non con il sinistro ma con il destro, quasi con l'esterno destro, riesce a colpirla dando un effetto particolare al pallone, che si insacca alla sinistra del palo difeso da Trongoschi. E quindi, quando siamo giunti al 45esimo minuto di gioco, l'Udinese è riuscita a pareggiare questa partita. L'assist è di Success, il gol da parte di Lovric per la rete del pareggio, ristabilita la parità tra le due formazioni quando stiamo per entrare nel tempo di recupero, e quindi 1-1 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Ancora invece, per quanto riguarda il Napoli, prova a gestire il pallone sull'out di destra con Di Lorenzo, che può andare in uno contro uno, scarica per Politano, ancora Anguissa dentro per Ndombele, che punta al suo diretto avversario, lo salta, potrebbe mettere un traversone, invece decide di rientrare di nuovo sul sinistro, appoggiarla verso Politano, che non la stoppa in modo preciso. Baldanzi prova a partire in contropiede, l'inesperienza e la gioventù non gli permettono di essere lucido, arrivato quasi alla metà campo, così i difensori del Napoli hanno gioco facile nel recuperare la sfera. Indietro ancora Kim, la verticalizzazione per Zamba Anguissa, che la gira sul centro-sinistra per Mario Rui, tentativo di traversone con ancora Osimhen che la stoppa, e poi il Napoli arriva al tiro all'interno dell'area di rigore, quasi in posizione di area piccola, con il destro a giro da parte di Raspadori. Bravo Osimhen ad averla arpionata e messa giù, poi l'ha passata a Ndombele ha verticalizzato per Raspadori, che all'interno dell'area di rigore ha tentato il tiro con il destro a giro verso il palo alla sinistra di Vicario. Intanto la nostra grafica ci informa anche del fatto che è quasi finito il primo tempo, mentre invece per quanto riguarda Spezia Udinese sono stati assegnati 3 minuti di recupero, di cui sono andati via a 30 secondi con Agudelo messo giù da Success. Secondo il numero 7 l'intervento era regolare, e invece non è così. Intanto nell'occasione precedente ha ammonito il numero 14 dello Spezia, Kvior, per un fallo ad inizio azione che ha portato alla rete del pareggio su De Olofeo, avendolo messo giù in modo irregolare. Quindi danno e beffa per lo Spezia, che si ritrova uno dei suoi tre centrali ammoniti. Intanto proprio la formazione di casa, che precedentemente, prima di aver preso il gol del pareggio, ha avuto grandi opportunità per poter segnare il 2-0 con Ampadu, con Holm. Intanto il pallone viene lanciato dalle gradinate verso il campo, e così il direttore di gara, il signor Mario Piccinini della sezione di Forlì, è costretto di nuovo a metterlo fuori. Pallone che appunto viene restituito a Holm, ma non si riparte con la rimessa laterale, bensì appunto viene scodellata la sfera con
con Ampadu che la verticalizza dentro per Ekdal. Nzola riesce a effettuare la sponda per Verde che dal limite dell'area di rigore tenta la conclusione. Murata, quindi subentra Nicolau che la allarga sull'out di sinistra per lo stesso Verde. Dentro ancora in 1-1-1-2 a Gudelo verso l'interno dell'area piccola per vediamo un po', dovrebbe essere Ekdal che si è inserito così bene all'interno dell'area di rigore. Ottimo lo scambio con Agudelo che ha messo il traversone verso l'interno dell'area e piccola e da due passi. Ekdal ha tentato la conclusione verso la porta respinta da Bram Noitink in calcio d'angolo in un intervento sicuramente alla disperata che però ha dato i suoi frutti ed ha funzionato. Ancora Agudelo che prova ad allargare sull'out di sinistra per Verde, pallone troppo lungo per lui che finisce in fallo laterale, ma partita davvero che si è ravvivata questa tra Spezia Udinese che sta portando i primi gol del 14° turno di Serie A, quello nel quale Napoli ed Empoli sono sul punteggio di 0-0 e sta per finire il primo tempo tra Spezia e Udinese. Ancora Bram Noitink che la può portare nel cerchio centrale di centrocampo, la allarga per Ebossé che vorrebbe verticalizzare, invece va da Wallace che la allarga sul centrodestra per Sandy Lovric che arriva quasi in zona tiro, la stoppa e la sposta per Pereira che la restituisce verso lo stesso Lovric che prova a mettere il traversone, molto bene Holm che la spedisce in calcio d'angolo. Il direttore di gara, il signor Mario Piccinini della sezione di Forlì, non fa battere l'angolo e il pallone finisce sul fondo. Si accende forse anche una sorta di mini rissa subito sedato a Tampa 2 ed Arslan che scambiano delle vedute su ciò che è successo nel corso del primo tempo, ma comunque andiamo subito a fare un recap di ciò che è successo per quanto riguarda Napoli-Empoli, la partita, quella, diciamo il campo tra virgolette principale. La formazione campana ha tentato di rendersi pericolosa in più occasioni, soprattutto ha provato a sfondare dall'out di destra e all'inizio si sono scambiati la posizione spesso Politano e Raspadori. Raspadori in qualche frangente è andato anche sull'out sulla fascia sinistra proprio per sparigliare un po' quelle che sono le carte ed avere vita un po' più facile con Stojanovic, ma difesa dell'Empoli che si è difesa abbastanza bene, molto bene nel corso della prima frazione di gioco. Victor Osimhen magari non sarà stato così prestazionale come invece in altre occasioni in zona gol, però ha tenuto molto spesso palla alla protesta anche con le spalle girate, quindi la condizione che certamente un attaccante non predilige, quasi al limite dell'area di rigore. Molto bene, mi è piaciuta a parte qualche imprecisione la prestazione da parte di Ndombele, spesso uno dei più attivi nel farsi vedere davanti alla difesa e dettare anche il movimento in profondità. Lobotka è diciamo il solito che dà una prestazione sicura ed efficace per tenere equilibrato il rapporto tra centrocampo e difesa proprio lì in mediana. Anguissa secondo me avrebbe potuto essere un po' più prolifico in questo primo tempo, qualche passaggio di troppo sbagliato, però nel complesso diciamo è stato il Napoli che ha fatto la partita. E mentre sull'out di destra uno tra Raspadori e Politano e Di Lorenzo scambiavano molto tentando anche gli 1-2 con Anguissa che molto spesso si allargava appunto per costituire dei triangoli proprio da quella parte, dall'altro lato invece Mario Rui ha tentato di mettere dei traversoni verso l'interno dell'area di rigore, è stato costretto anche a mantenere di più la posizione rispetto ai tentativi di ripartenza dell'Empoli che non ha scelto in questa partita la doppia punta a destro infortunato e ha scelto una sorta di 4-3-2-1 che a volte si trasforma in un 4-3-3 con Bairami, Baldanzi e Satriano senza una vera prima punta lì davanti, e comunque esercitano questi giocatori molta pressione sui difensori avversari e
E soprattutto Bairami con la sua ottima tecnica quando prende palla potrebbe essere il primo a spingere in avanti l'azione dell'Empoli e soprattutto verticalizzare il pallone molto velocemente. Questo quando, diciamo, la formazione toscana riesce ad effettuare una buona pressione, riesce a chiudersi proprio per limitare l'azione offensiva del Napoli, che le sue occasioni le ha avute Vicario in un intervento è stato straordinario proprio sugli attaccanti della formazione partenopea, ma comunque anche l'Empoli non è venuta solo per difendersi allo stadio ex San Paolo, il Diego Armando Maradona Stadium, ma anche per provare a fare la partita, anche per attaccare i suoi diretti avversari. E mi è piaciuta molto nel corso di questo primo tempo chiaramente la prova da parte dei centrali, bene Ismaili che è stato quasi un muro da respinta all'interno della propria area di rigore, le palle che venivano crossate da entrambi i lati, e al tempo stesso diciamo che Stojanovic e Parisi sono stati chiamati. Stojanovic più offensivo nel tentativo di ripartenza, mentre invece Parisi è stato chiamato più ai ripiegamenti difensivi e in zona per aiutare i compagni a reggere rispetto all'urto della attacco partenopeo. Però certamente diciamo che il Napoli non ha offerto propriamente la miglior prestazione per quanto stia facendo la partita, proprio la formazione di Spalletti non ha offerto la miglior prestazione sin qui della stagione, un tiro al lato di Raspadori, sì, buone trame di gioco, però magari a livello di incisività ed efficacia il tecnico toscano dovrà cambiare qualcosa tra primo e secondo tempo, e i giocatori poi li andiamo anche a vedere quelli che possono subentrare tra un tempo e l'altro per provare a dare una sorta di sterzata a questa partita. Mentre invece l'altro match che stiamo seguendo, e cioè Spezia Udinese, sul punteggio di 1-1, i gol a cui sono stati segnati, è passato in vantaggio. Sarebbe passato in vantaggio l'Udinese con la rete da parte di Success su assist di Sandy Lovric. Però il problema è che il numero 7 dei friulani è partito in posizione irregolare dietro le spalle della linea dei difensori dello Spezia, quindi in un primo momento il gol è stato convalidato, poi il VAR Valerio Marini della sezione di Roma 1 e Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata hanno non più concesso il gol. Rete che invece è arrivata dallo Spezia. Lo Spezia attraverso la verticalizzazione di Ampadu, che ha recuperato una palla vacante e l'ha portata sino alla tre quarti campo avversaria, un lancio veramente morbidissimo verso l'out di sinistra, laddove Resa si è inserito e sembra davvero molto ispirato il ragazzo numero 13 polacco dello Spezia, lì su quella fascia sinistra si è inserito verso l'interno dell'area di rigore, la stoppata con il petto ha aperto il piano destro e ha realizzato il gol del vantaggio con un tiro che si è infilato all'angolino alto alla sinistra della porta difesa dallo stesso Silvestri. La reazione però dell'Udinese è arrivata e il pareggio è stato siglato da un assist di Success. Si sono invertiti i ruoli per gol di Sandy Lovric, contropiede dell'Udinese con De Olofeo che è stato messo giù in modo irregolare da Kvyat. Pallone che è passato per Success che l'ha protetto, è entrato dall'interno dell'area di rigore dalla parte sinistra, ha messo un traversone verso a rimorchio per l'arrivo da parte dello stesso Sandy Lovric, e Lovric in modo molto intelligente l'ha colpita con il destro, l'esterno destro, che ha fatto sì che il pallone, non volontariamente probabilmente, ma ha fatto sì poi
poi questo è stato il risultato, che il pallone prendesse un effetto a giro verso il palo alla sinistra di Drongoski, imparabile per l'ex portiere della Fiorentina. E quindi si è sul punteggio chiaramente di 1-1. Tra tutti, la prestazione da parte di Balanzolà mi è piaciuta molto, perché è vero che non ha segnato, cosa che molto spesso ci si aspetta da lui, però è venuto incontro, si è fatto vedere con grande voglia. L'anno scorso si parlava di un ragazzo che era indietro a livello di condizione fisica e dal punto di vista anche mentale, non aveva l'attitudine giusta nel corso dei match, mentre invece quest'anno sembra avere un altro piglio sul terreno di gioco e molto spesso riesce a far sì di arpionare la sfera, e molto spesso aiuta anche i compagni nella costruzione di gioco, per quanto in certe sfide lo Spezia faccia fatica a farlo, anche causa lo stile di Luca Gotti, più improntato alla difesa ed al contropiede piuttosto che improntato, diciamo, al gioco offensivo. E lo Spezia sta anche trovando magari degli eroi, delle persone inaspettate che possono fare la differenza. Per esempio lo stesso Holm è un esterno destro di indubbio valore, che nel corso di questa stagione è davvero cresciuto esponenzialmente, punta spesso il suo diretto avversario nell'uno contro uno, riesce a saltarlo ed è anche dotato di un buon tempo di inserimento. Occhio veramente a questo ragazzo, che mi piace molto per come imposta il suo ruolo. Mentre invece per quanto riguarda centralmente, buona prestazione da parte di Burabia non mi è dispiaciuto e garantisce un po' l'ordine tra difesa e centrocampo. Spesso è il primo che si abbassa per farsi trovare dopo la prima impostazione dal basso. Albin Ekdal forse avrebbe potuto fare qualcosa di più. Non mi sono piaciuti invece Agudelo e Verde, che con la loro tecnica e soprattutto con le occasioni che ha avuto lo Spezia per poter passare sul 2-1 avrebbero dovuto dare quell'apporto, quella mano maggiore alla formazione spezzina, alla formazione ligure di Luca Gotti, soprattutto Agudelo con la sua velocità, con l'uno contro uno, e spesso si trovavano sulla stessa fascia la sinistra, con Verde che ha fatto partire solo nel corso del primo tempo un tiro che però è stato abbastanza velleitario per la porta avversaria. E ricordiamo anche, mi è piaciuta molto la prestazione dei tre difensori centrali, soprattutto quella di Ampadu non solo ha fornito l'assist per la rete dell'1-0 per lo Spezia, ma ha anche tenuto, è stato anche in grado di tenere la sua posizione in modo molto ordinato. Certo, pesa su di lui la grande occasione avuta nel corso della prima frazione di gioco, e cioè davanti al portiere in posizione regolare dopo gli sviluppi del calcio d'angolo sul punteggio di 1-0, ha tirato verso la porta a botta sicura, ma troppo centralmente, e così è bastato allungare le mani a Silvestri per deviare il pallone sulla traversa. Alla fine l'Udinese ha spazzato in calcio d'angolo, ma c'è stata davvero una occasione colossale e gigantesca, anzi più occasioni, perché poi si sono ripetute dopo gli sviluppi dei corner. Per quanto riguarda come potrebbero cambiare gli allenatori le partite, questo tipo di match tra primo e secondo tempo, chiaramente Spalletti ne ha molti a disposizione, Lozano, Elmas, non devo spiegare io di certo il valore, anche Demme se vuole dare più sostanza al centrocampo, Mattias Oliveira, Giovanni Simeone, Zirischi, insomma anche un po' di turnover in questo caso per questa partita infrasettimanale da parte del tecnico toscano, che chiaramente però può contare su uomini di indubbio valore, mentre
mentre invece l'Empoli può cambiare inserendo Valukiewicz, Lammers, Piazza, Fazzini, anche entrato bene nelle ultime partite, è giocatore che ha tanto da migliorare nel centrocampo se vuole dare un po' più di quantità, lo stesso Liam Henderson. E comunque l'Udinese, l'Empoli avrà bisogno di una prova perfetta per poter resistere a questo Napoli per i prossimi 45 minuti. Ancora Politano che allarga verso Di Lorenzo che prova la verticalizzazione, ricominciato il secondo tempo a Napoli, mentre invece non lo è alla Spezia, con le due squadre ancora negli spogliatoi, nessun recupero a Napoli, 3 minuti di recupero al picco. E intanto cross dall'out di destra verso l'interno dell'area di rigore, colpo di testa da parte dell'attaccante centrale della formazione partenopea, cross di Di Lorenzo, colpo di testa di Osimhen che forse è stato anche anticipato e aveva ragione a lamentarsi di un calcio d'angolo che non è stato dato per un intervento da parte di Haas in ripiegamento difensivo. Però fatto sta che si riparte con una rimessa dal fondo, Vicario la verticalizza in avanti, ancora Parisi che la gestisce sull'out di sinistra, può vedere in mezzo Marin che appunto gli dettava il passaggio proprio al centro, mentre invece Parisi ha subito un colpo a Di Lorenzo che poi Parisi viene rialzato sia da Politano che da Osimhen. All'inizio sembrava che Politano andasse a muso duro verso lo stesso terzino sinistro della formazione ospite, mentre invece non era così. E ancora Luperto che la gestisce sul centro sinistra, la verticalizzazione fermata da Östigard, quindi ancora l'Empoli che prova a manovrarla sulla tre quarti campo con Bandinelli che la allarga per Parisi, può andare in uno contro uno, salta Anguissa, tentativo di traversone, esce Sbilenco dal suo piede, spera che finisce sul fondo. Intanto in tribuna, nonostante le immagini non siano propriamente perfette, però Vika Varaskilia si è visto che si gode la sua formazione, il suo Napoli, nonostante la doppia assenza non c'è stato sia contro appunto l'Atalanta sia oggi contro l'Empoli. Raspadori va indietro verso Mario Rui per un infortunio di cui si sa che sta migliorando lo stesso ragazzo del Napoli, però vedremo se Spalletti lo rischierà nell'ultima partita contro l'Udinese. Ancora Raspadori che prova a mettere un traversone verso l'interno dell'area di rigore, spazzato da Stojanovic di testa, ancora Zamba Anguissa che alimenta l'azione offensiva per Di Lorenzo che la tocca per Politano, tentativo di cross, esce il portiere dell'Empoli molto bene a chiudere questo tipo di opportunità, cioè Vicario. Stojanovic poi prova a rilanciare verso la profondità per Baldanzi che si inserisce e la difesa del Napoli con Östigard ferma, ancora Kim che riesce a toccarla di testa, Satriano poi prova un ulteriore intervento ma non riesce a girarla verso i suoi compagni di squadra, intervallo lungo nonostante i 3 minuti di recupero, intervallo lungo comunque tra Spezia ed Udinese che ancora non sono scese di nuovo sul terreno di gioco per cominciare il secondo tempo. Mario Rui che la può gestire dall'out di sinistra, indietro per Kim che la può passare centralmente per Östigard, invece decide di andare sulla linea centrale del campo per Mario Rui che la scavalca, potrebbe mettere il pallone per Raspadori che viene incontro, invece decide di nuovo di andare da Ndombele in mezzo per Zamba Anguissa che può andare in uno contro uno, invece allarga per Mario Rui, poi di nuovo un tentativo di Zamba Anguissa di inserirsi che prova un traversone verso l'interno dell'area piccola, spedito sul fondo da parte del numero 35, cioè Baldanzi in ripiegamento difensivo. Intanto precedentemente c'è stato un cross di Politano dall'out di sinistra verso l'interno dell'area di rigore, bravissimo Vicario a togliere le castagne dal fuoco alla sua squadra. Raspadori con il destro a rientrare dalla bandierina di sinistra, si avvicina a lui anche Mario Rui, vedremo chi si occuperà di questo calcio d'angolo. Mario Rui che chiama a questo punto lo schema, prima l'aveva fatto Raspadori, andrà proprio lui con il sinistro a uscire verso l'interno dell'area di rigore, colpo di testa da parte dell'ex Genoa Östigard e invece diciamo che il
che Vicario fa sua senza alcun tipo di difficoltà. Pallone poi che addirittura è uscito. Intanto Pereira si sta sistemando le calze. Si ripartirà con il secondo tempo tra Spezia e Udinese. Le immagini vanno proprio lì con il direttore di gara, il signor Mario Piccinini della sezione di Forlì, che ordina a Pereira di lasciare il campo perché forse sono rotte le calze, e quindi vediamo un po'. È costretto a mettere una fascia ulteriore di protezione, quindi per questo è stato ritardato l'avvio del secondo tempo. Sono 5 i minuti che separano Napoli da Udine, almeno fino a questo punto. Ancora Kim che la gestisce all'interno della propria metà campo, che la allarga sull'out di sinistra per Mario Rui, che potrebbe verticalizzare verso Ndombele, che detta il passaggio in profondità, ma il Napoli a metterla giù di nuovo con Mario Rui attaccato, vediamo un po', dal numero 32, cioè As, che commette fallo in modo irregolare. Quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Inquadrato intanto Paolo Zanetti, l'allenatore ex Venezia, oggi invece dell'Empoli, che ha iniziato la stagione molto bene. In alcune partite sono mancati i risultati, ma l'Empoli in questo momento è piazzato bene a livello di classifica. Di Lorenzo la gira per Stigard, potrebbe toccarla per Lobotka, che va a fare il terzo, il difensore centrale nella difesa a 3 in questo frangente. Pallone allargato su Mario Rui, ma le immagini vanno subito su Pereira, che prova a gestirla ed attaccare dall'out di destra chiuso, e appunto ci sarà di nuovo una rimessa laterale con il numero 19 Perez, che va in verticale verso Success, che viene incontro. Dovrebbero non esserci stati cambi, poi chiaramente li andremo anche a riepilogare. Con il pallone toccato di testa siamo nel cerchio centrale di centrocampo. Pereira lotta a rimbalzo con Success, che la gira verso lo stesso Ebossé sull'out di destra, però c'è stato un intervento irregolare ravvisato al direttore di gara. Intanto attenzione, occasionissima Napoli con Raspadori, che l'ha protetta sull'out di sinistra, ha messo il pallone proprio con lo stesso piede sinistro a rimorchio verso il suo compagno Ndombele, che è arrivato all'interno dell'area di rigore. Tiro con il sinistro alto sopra la traversa, e l'Empoli ribalta subito l'azione con Bairami, che la tocca per Bandinelli, che prova subito la conclusione quasi dal limite dell'area. Pallone che finisce alto sopra la traversa, avrebbe voluto l'ultimo tocco di Meret e quindi il calcio d'angolo, ma Empoli che si è resa pericolosa. Bravo Bairami a capire che dall'altra parte c'era Bandinelli solo. Il tiro non mi è sembrata che ci fosse la non mi è sembrato che ci fosse la deviazione da parte di Meret, però evidentemente i giocatori dell'Empoli protestavano. Ancora Mario Rui indietro per Kim, che la può gestire all'interno del cerchio centrale di centrocampo. Campo, la larga per Di Lorenzo, che ha un po' di campo davanti a sé, potrebbe verticalizzare, invece decide di andare dal suo compagno, in questo caso Zambanguissà. Ancora Politano, che va dentro allo stesso numero 99 dei partenopei, la tocca per Di Lorenzo, che può mettere il traversone verso l'interno dell'area di rigore. Dentro per Giacomo Jack, Raspadori, che va incontro, allarga per lo stesso Anguissà, tentativo di traversone bloccato in presa sicura da Vicario. Quindi 54esimo in corso, e Napoli 0, Empoli 0. Intanto attenzione, la verticalizzazione dello Spezia con Nzola, che si è inserito all'interno dell'area di rigore, ha provato a calciare, ad incrociare con il sinistro verso il secondo palo. Intervento deciso da parte di Bram Noitink, con Nzola che si lamentava con l'indirizzo del direttore di gara perché avrebbe voluto un calcio di rigore. In realtà, secondo l'arbitro, non c'è alcun tipo di irregolarità. Quindi si procede con ancora l'Udinese, che prova a gestirla. Success la allarga per Pereira, che va in uno contro uno, prova a rientrare con il passaggio verso Deulofeu. Lo Spezia la riconquista e va in contropiede con Holm, che può andare in uno contro uno sulla tre quarti campo. Verticalizzazione per Ranzola, che prova a chiudere il tutto con il tacco, ma ancora lo Spezia con Verde, che può entrare all'interno dell'area di rigore, può provare a calciare con il sinistro contro
incontrato dalla difesa friulana e quindi subito il contropiede con Pereira. Siamo nel cerchio centrale di centrocampo, la può gestire, messo giù secondo il direttore di gara irregolarmente da parte di Ressa, che poi tra l'altro resta anche a terra. Bravo Pereira a controllare il pallone, in quel caso a evitare il ripiegamento difensivo dell'esterno sinistro dello Spezia. Intanto a Napoli invece Lobotka recupera un pallone al decimo minuto del secondo tempo, fallo commesso su Parisi e quindi ci sarà un calcio di punizione all'interno della metà campo difensiva per la formazione allenata da Paolo Zanetti, che è ancora sul punteggio di 0-0 a Napoli e quando ne ha l'occasione prova anche a partire in contropiede. Luperto centralmente, la larga sul centrodestra per Ismaili, che ha del campo davanti a sé, che poi va, decide di andare da Stojanovic, così l'Empoli decide di placare un po' il ritmo della partita andando indietro da Vicario. Vicario la tocca per Haas, mi sembra che viene incontro ancora all'Empoli, il tentativo di verticalizzazione da parte di Parisi più che altro per scrollarsi di dosso la pressione a parte di Politano. Il Napoli la riconquista, è lo stesso ragazzo numero 21 dei partenopei, potrebbe mettere il traversone, decide di scaricare verso Zambo Anguissa che va a sua volta da Lobotka, sventagliata per Mario Rui che può andare in uno contro uno, invece decide di andare da Kim. Adesso tutti i giocatori di movimento del Napoli riversati nella metà campo difensiva dell'Empoli. Ancora Politano che può andare in uno contro uno, scambia con Anguissa, tre quarti campo, potrebbe far esplodere il suo sinistro. Invece l'Empoli recupera il pallone con Bairami, prova subito a ribaltare l'azione, uno contro uno vinto con Lobotka. Ancora la formazione ospite che con Satriano riesce a conquistare il pallone sulla tre quarti campo, punta il suo diretto avversario, prova a superarlo, viene messo a terra regolarmente e quindi ci sarà un calcio di punizione per l'Empoli. In più c'è stato anche un cartellino giallo, vediamo un po', dovrebbe essere stato Østigard, proprio lui infatti l'ex centrale del Genoa ad essere ammonito. Buona ripartenza da parte di Bairami che ha lottato con Lobotka che gli ha allungato il pallone, poi a Bairami è subentrato Satriano che è andato a contrasto con Østigard. Cartellino giallo per il numero 55 dei partenopei, quindi calcio di punizione per la formazione ospite, tentativo di battuta corta con Bairami credo che prova il tiro dalla lunga distanza, anzi era Razvan Marin, l'ex centrocampista del Cagliari, tiro che però finisce lontano dal palo dalla destra difeso da Alex Meret. Le immagini si spostano su Spezia e Udinese con la formazione spezzina che prova a manovrare il pallone nel cerchio centrale di centrocampo, pallone sfera allargata sull'out di destra con Holm che può andare all'uno contro uno, può mettere il traversone che passa all'interno dell'area piccola e Bossé lo raccoglie sul secondo palo e poi senza rischiare nulla decide di verticalizzare per Success che la controlla, messo giù irregolarmente da Nicolau. Mi è sembrato che ci fosse un cambio per quanto riguarda questa partita e cioè lo Spezia contro contro l'Udinese. Chiaramente non ho contezza di tutto, però adesso aggiorniamo. Fuori Burabia ed Arslan, i due centrocampisti che erano stati ammoniti nel corso della gara e chiaramente dentro al loro posto vediamo un po' chi è entrato sul terreno di gioco, credo Sam, no, e Heizibue e Amian, Heizibue e Amian sul terreno di gioco per l'Udinese e chiaramente per la formazione allenata da Gotti che prova a sfondare sull'out di sinistra e pallone che viene arpionato da parte di Silvestri che poi lo rilancia a lungo, lo mette giù però Ampadu che prova subito la verticalizzazione per Balanzolà, troppo lungo questo pallone per lui e così la difesa dell'Udinese può gestirlo nelle mani sicure di Silvestri. Ancora invece per quanto riguarda il
Napoli di Lorenzo per Anguissà che la gira per Lobotka, ancora Kim va sull'audi sinistra, sulla fascia sinistra per Mario Rui che potrebbe mettere la traversone in mezzo per Ndombele, messo a terra lo stesso Mario Rui. Ndombele carica il destro, tiro potente però basso e soprattutto troppo sulla figura di Vicario per impensierirlo, e così abbassandosi il portiere avversario riesce a far sua la sfera e si resta quindi al 60° minuto di gioco sul punteggio di 0-0. Vedremo quando Spalletti deciderà di effettuare qualche cambio, ancora non sembra prepararsi nessuno sulla panchina dei partenopei, con l'Empoli che conquista con Baldanzi una rimessa laterale, anzi viene assegnata proprio alla formazione allenata dallo stesso tecnico toscano. Mario Rui indietro per Kim, sventagliata per Di Lorenzo in orizzontale, pressato subito da Bandinelli. Di Lorenzo va da Politano che può puntare il suo diretto avversario in uno contro uno, decide di scaricare il pallone, poi c'è stato un fallo duro da parte di Parisi che si prende il giallo e quindi calcio di punizione del Napoli in zona offensiva, con Politano che resta a terra, si rialza in questo momento e quindi tutta la fascia di sinistra dell'Empoli ammonita, cioè Parisi e Bandinelli che offrono copertura l'un l'altro per contenere Di Lorenzo e Politano in questa fase. Calcio di punizione per la formazione campana, con Politano che ha perso anche il parastinchi per l'intervento abbastanza duro. Bandinelli ordina ai suoi di non protestare e più, con Parisi e Politano che vanno invece a spiegarsi. Ha già preso il pallone per andare a battere questa punizione il ragazzo ex Sassuolo dei partenopei, e cioè Giacomo Jack Raspadori, con il destro verso l'interno dell'area di rigore. L'arbitro, il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, ordina a tutti di allontanarsi e quindi Politano si rialza. Strana questa grafica, comunque due falli fatti e quattro subiti dal giocatore numero 21. Si stanno scaldando Elmas, Lozano, Zilinski, se non ho visto male anche Gaetano potrebbe esserci su proprio lì. Intanto Raspadori batte il calcio di punizione verso l'interno dell'area di rigore, colpo di testa più in alto di tutti a parte di Victor Osimhen, sfera che finisce alta sopra la traversa. Molto bene lo stesso Raspadori a battere questo calcio di punizione tagliato verso il dischetto. Osimhen anticipa tutti ma la sfera finisce alta e quindi c'è stata una grande occasione per il Napoli per poter passare in vantaggio, con l'Empoli che rimette subito, prova a verticalizzare. Intanto doppio cambio per lo Spezia, immagini che si spostano lì, Caldare e Bastoni per Kvyar ed Ekdal, quindi loro due fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, e Simone Bastoni chiaramente può essere una carta importante nel corso di questa seconda frazione di gioco. E quindi e vediamo un po' che cosa succede. Rimessa dal fondo che può essere battuta proprio da Caldara, quindi primo pallone toccato per lui verso il suo portiere Drongoski, verticalizzazione per Holm, si lotta con Bram Neutink che la mette giù di testa, Sandy Lovric prova a gestirla nel cerchio centrale di centrocampo, pallone che finisce in fallo laterale con Holm che la riconquista, Balanzola che viene incontro, in realtà però decide di non servirlo. Comunque molto propositivo nel corso di questo match lo stesso Balanzola, verticalizzazione con le mani di Holm, ancora l'Udinese che recupera e prova subito a partire in contropiede con Deulofeu che la tocca per Success, dietro per Lovric che sbaglia completamente a calibrare il passaggio, pallone che finisce in fallo laterale, resa la riconquista e batte subito veloce per lo stesso Bastoni. Siamo sulla tre quarti campo, adesso nel cerchio centrale con Ampadu che va sul centro destra per Verde che prova la verticalizzazione per Ghiasi, appunto per Balanzola che però non riesce per l'opposizione da parte degli uomini di Sottil. Nuovo tentativo, nuovo traversone verso l'interno dell'area di rigore proprio per Nzola che attacca il primo palo, c'è l'ottima copertura mi sembra da parte di Bossé che riesce ad anticipare l'attaccante dello Spezia, pallone di nuovo fuori e quindi ci
ci sarà di nuovo un corner dalla bandierina di destra con il sinistro a rientrare. Burabbia verso la porta di Silvestri, ha tentato la deviazione vincente, mancando il pallone bastoni. È stato chiuso questo tentativo e quindi di nuovo calcio d'angolo per lo Spezia alla bandierina di destra. Cross con il sinistro verso l'interno dell'area di rigore. Ancora la formazione di casa con Agudelo, la verticalizzazione per Holm, ancora per Verde che la può gestire lì sull'out di destra. Tentativo di cross, pallone non preso, respinto male da parte di Wallace. È arrivato a rimorchio un centrocampista dello Spezia che l'ha trattenuta, anzi forse era un difensore centrale, il numero 29, cioè Caldara. Ne è entrato sul terreno di gioco, che ha tentato la conclusione con il destro finito alto sopra la traversa. Le immagini si spostano a Napoli con la formazione partenopea che prova a mettere il traversone. Osimhen la controlla all'interno dell'area di rigore, potrebbe mettere un altro traversone dalla linea di fondo chiusa e quindi ci sarà un calcio d'angolo. Ottimo l'intervento da parte del numero 34 Ismaili con il destro a uscire. Vediamo un po' Piotr Zielinski che è entrato nel corso della seconda frazione di gioco e potrebbe essere uscito Giacomo Jack Raspadori ed anche Elmas ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco. Cross che viene messo fuori dalla difesa dello Spezia, dell'Empoli che poi allontana il pallone verso il cerchio centrale di centrocampo. Mario Rui la recupera sulla profondità con questi colori, diciamo l'Empoli mi ricorda un po' lo Spezia, quindi ogni tanto mi confondo e chiedo scusa per questo. Lobotka la gira verso Østigard sul centro-destra che prova ad impostare di nuovo verso Alex Meretti, il suo portierone, in mezzo per Kim che può salire, che può spingere, potrebbe allargarla verso Mario Rui, invece decide di sventagliare verso Di Lorenzo che potrebbe mettere il traversone in mezzo per Zambanguissà, la verticalizzazione per Piotr Zielinski. Molto bene la linea di difesa dell'Empoli a chiudere e a mettere il pallone in fallo di fondo e ad evitare che Zielinski potesse far male. Sono entrati intanto Beto al posto di Deulofeu, Matoiaialo anche al posto dell'autore del gol, cioè Lovric. I cambi dello Spezia li abbiamo commentati insieme, le tre sostituzioni tra primo e secondo tempo. E intanto anche Napoli-Empoli c'è stata la doppia sostituzione da parte di Spalletti. Ho visto che è uscito Giacomo Jack Raspadori, il ragazzo ex Sassuolo, è entrato al suo posto lo stesso sono usciti Politano, Raspadori e Ndombele, sono entrati Elmas, Lozano e Piotr Zielinski, mentre sono usciti Satriano ed As, sono entrati Sam Lammers e Jean-Daniel Akpro, ancora l'ex centrocampista della Lazio, ancora Lozano che prova a spingere sull'out di destra. Attenzione, pallone crossato verso l'interno dell'area di rigore, sembravano in vantaggio i giocatori dell'Empoli. Osimhen passa davanti, viene messo giù all'interno dell'area, quindi calcio di rigore per il Napoli, calcio di rigore per la formazione partenopea. Il bravissimo Irving Lozano a puntare il suo diretto avversario, a mettere il traversone. Bravo Marin in un primo momento ad intervenire sul pallone, poi si addormenta su quella palla vagante. Vediamo un po', il contatto sembra essere davvero troppo minimo per concedere il penalty. C'è un contrasto tra la gamba destra di Marin e la gamba destra dello stesso Victor Osimhen, però al limite non credo che il VAR in questo frangente abbia giurisdizione per poter richiamare al monitor, anche se c'è un check in corso. Ricordiamo che l'arbitro è Luca Pairetto della sezione di Michelino e al VAR c'è Michael Fabbri della sezione di Ravenna e come aiuto al VAR Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo. E sul punto di battuta andrà il Chucky, Irving Lozano contro il suo diretto avversario, e cioè Vicario. Check che è finito e quindi rigore confermato. Lozano si incaricherà dal dischetto di questa battuta del calcio di rigore. Vicario che va anche un po' a spaventare lo stesso Irving Lozano. L'arbitro chiede a tutti i giocatori di restare fuori prima della battuta di questo calcio di rigore. Vicario va a posizionarsi sulla linea di porta e
chiaramente saltella in alto. La grafica ci segnala il gol del Napoli. Vediamo come è accaduto il tiro e il gol. Vicario, bravo, perché aveva intuito l'angolo, si è tuffato alla sua destra. Tiro. Rigore non battuto benissimo da parte dello stesso esterno, della stessa ala del Napoli. Vicario è riuscito a toccarla, ma non a toglierla dallo specchio della porta. E appunto il gol del vantaggio del Napoli. Rigore, per dir la verità, abbastanza strano, non battuto benissimo. Raso terra sul centrodestra, bravo Vicario a tuffarsi, e avrebbe potuto fare molto meglio il ragazzo, il portiere dell'Empoli. E poi diciamo che si è lasciato anche sfuggire il pallone. È stato in parte poco attento, in parte sfortunato, perché il pallone gli è passato proprio in mezzo alle mani, tra mano sinistra e mano destra, e si è insaccata all'angolino alto alla destra della sua porta, con Vicario che si dispera perché era arrivato quasi a neutralizzare quel calcio di rigore. Ma comunque il Napoli in vantaggio subito. L'Empoli che prova a rendersi pericoloso e a verticalizzare verso Bairami. Fermato tutto perché il numero 10 era in posizione di offside. Ma fatto sta che quando siamo passati al 71esimo della partita, il Napoli è in vantaggio con la rete su calcio di rigore da parte di Irving Lozano, con Vicario che non ha effettuato un buon intervento, ma comunque era stato bravo nell'intuire l'angolo. Intanto attenzione alla Spezia, c'è Mbalanzolà che si contorce all'interno dell'area di rigore, vorrebbe un intervento irregolare non sanzionato dal direttore di gara. Quindi ancora lo Spezia che prova ad attaccare dall'out di destra. Anzola ancora a terra e l'Udinese la riconquista con Beto, che viene a lottare quasi ai limiti della propria area di rigore. Nessuno mette il pallone in fallo laterale, lo gestisce Matoialo, che alla fine decide molto sportivamente di mettere il pallone fuori per mettere i soccorsi a Mbalanzolà. Vediamo cosa è successo. La verticalizzazione da parte di Bastoni. Nzola ha agganciato il pallone all'interno dell'area di rigore. Poi un intervento da parte di Bram Noitink, non tale da concedere il penalty. Quindi ha fatto bene l'arbitro a far correre su questo tipo di interventi. Il VAR non avrebbe giurisdizione in quanto tocco lieve. Ancora attenzione a Beto Betunsal, che l'allarga sull'out di sinistra dove sta arrivando Pereira, che ha provato a mettere un traversone, anzi era Bossé. Tentativo di cross verso l'interno dell'area di rigore, laddove prima Holm e poi Amien liberano in fallo laterale. Adesso Udinese che prova chiaramente a vincere questa sfida. Rimessa laterale che può essere battuta verso l'interno dell'area di rigore, laddove Beto riesce a effettuare la sponda, a girarsi, ma hanno chiuso bene da parte dei difensori dello Spezia, che provano a ripartire in contropiede con un lancio morbido verso la sponda di Mbalanzolà da parte di Holm. Messo giù Bram Noitink, che resta a terra. L'arbitro ravvisa un intervento irregolare, anzi mano, braccio sinistro aperto da parte dello stesso Nzola, che ha stoppato irregolarmente il pallone. Quindi calcio di punizione, siamo sempre dalla fascia di sinistra, con il cross che può essere messo con il destro a rientrare verso l'interno dell'area di rigore. Vedremo che cosa accadrà con Bossé, verso il secondo palo. La difesa dello Spezia riesce a mettere fuori, tentativo da parte di Matoialo che però non va a buon fine. Quindi ancora Wallace che alimenta sull'out di destra l'azione offensiva, indietro per Perez, centralmente verso lo stesso Iaialo, che tenta una sorta di conclusione con il destro dalla distanza. Pallone che però finisce alto sopra la traversa, e quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo per lo stesso Spezia, che può rimettere in gioco il pallone con Caldara e Drongoski, con lo stesso centrale numero 29 che sembra indirizzato verso il suo portierone. Le immagini si spostano su Napoli-Empoli con il portiere della formazione partenopea che rilancia in avanti. Si lotta nel cerchio centrale di centrocampo. Gimene riesce a toccarla di testa verso Irving Lozano, che prova a verticalizzare la sfera. Intervento irregolare da parte di Lupin,
Roberto, che era già stato ammonito precedentemente, doppio giallo per lui e quindi rosso per il ragazzo numero 33 dell'Empoli, che è costretto a lasciare il terreno di gioco. Quindi adesso si fa durissima per l'Empoli, sotto di un uomo a Napoli e sotto anche di un gol. È intervenuto irregolarmente con un intervento abbastanza irruento e soprattutto evitabile lo stesso centrocampista, lo stesso difensore dell'Empoli, e quindi calcio di punizione per il Napoli, doppio giallo per Luperto ed Empoli che rimane in 10 per questi ultimi 15 minuti di partita, con Victor Osimhen che invece precedentemente esultava per il gol del vantaggio firmato dal Ciachi sul rigore, con brivido però perché Vicario aveva intuito l'angolo ma non è riuscito a bloccare la sfera. Ancora il Napoli, pallone manovrato sull'out di destra, cross di Lozano verso l'interno dell'area di rigore, messo fuori da Ismaili, raccolto da Elmas sull'out di sinistra, tentativo di passaggio filtrante dentro verso l'inserimento di Zielinski, troppo lungo il pallone per lui, quindi Vicario può farlo solo. Ricordiamo, altro ex di questa sfida, Piotr Zielinski. E intanto le immagini si spostano su Spezia Udinese, con entrato anche sul terreno di gioco Daniel Maldini, che subisce un calcio di punizione lì sul tre quarti campo. C'è possibilità di un tentativo di traversone verso l'interno dell'area di rigore e vedremo effettivamente se sarà così, con Bastoni che aiuta lo stesso ragazzo autore del gol del pareggio contro il Milan nell'ultima di campionato, partita poi vinta dai rossoneri per 2-1, che si rialza. Intervento irregolare, un fallo da parte dei difensori dell'Udinese. Può andare Simone Bastoni con il sinistro verso l'interno dell'area di rigore, messo fuori da parte dei difensori dell'Udinese. Ancora lo Spezia che può manovrare in avanti e l'Udinese a mettere giù, a provare a partire in contropiede, anche se poi Daniel Maldini sfrutta un passaggio sbagliato da parte degli avanti della formazione friulana. Nicolau la può gestire sul centro sinistra, potrebbe verticalizzare, invece decide di andare da Bastoni, che prova a mettere il pallone in avanti, chiuso in fallo laterale. Così Resa può gestire la sfera, l'attacco di Bastoni da rimessa laterale la mette giù Caldara, che poi non controlla bene il pallone, regala un fallo laterale in zona nei pressi del cerchio centrale di centrocampo. Intanto attenzione, vediamo un po' che cosa è successo. Ci potrebbe essere stato un intervento all'interno dell'area di rigore dopo un cross di Mario Rui, un colpo di testa di Osimhen con il braccio largo da parte di un difensore dell'Empoli entrato sul terreno di gioco a protezione della propria porta. Abbastanza ingenuo dovrebbe essere stato, se non vado errato, Marchizza. Comunque questo tipo di intervento, no, Grassi, il centrocampista ex Parma, comunque questo tipo di intervento non è stato sanzionato come irregolare dal direttore di gara. Poi ne era nato un mischione su cui la difesa dell'Empoli davvero sulla riga di porta è riuscita ad allontanare il pallone. È entrato anche sul terreno di gioco Sam Lammers, che ha preso il posto di Satriano. Baldanzi, Bandinelli, Haas sono usciti, è entrato anche Liam Henderson sul terreno di gioco. Ancora il Napoli che manovra con Zambanguissa, che arriva quasi al limite dell'area di rigore, potrebbe allargare verso Irving Lozano, infatti succede proprio questo, scarica per Di Lorenzo, ancora Zambanguissa per Lobotka, 1-2 tra questi due ragazzi. Il pallone girato sul centro sinistra per Piotr Zielinski, che la tocca per Mario Rui, indietro per Lobotka, ancora lo stesso Zambanguissa. Comunque adesso il Napoli gestisce un po' di più la sfera, consapevole del doppio vantaggio, e cioè quello
in termini di gol e quello in termini di superiorità numerica. Ancora Di Lorenzo che va verso Irving Lozano, lo ricordiamo, è stato espulso Luperto per somma di ammonizioni, intervento che avrebbe potuto risparmiare sull'autore del gol del vantaggio, cioè Irving Lozano, che ha calciato il rigore dell'1-0. Ancora Mario Ruiz, ventagliata abbastanza rischiosa sulla quale si stava per avventare Henderson, anticipato comunque da Østigard. Ancora Zambo Anguissa che la gira sull'out di destra per Di Lorenzo, che può mettere il traversone verso l'interno dell'area di rigore, messo fuori da Ismaili il pallone, lo Botka lo raccoglie, lo allarga verso Mario Rui. Ancora il Napoli che prova a gestire la sfera sulla tre quarti campo, lo Botka per Zilinski, ancora per Elmas, veramente sembra un flipper quello dei partenopei che riescono a far passare il pallone con grande lucidità e soprattutto con grande precisione. Ancora Di Lorenzo in mezzo per Zambo Anguissa. Siamo sulla tre quarti campo. Scambia per lo stesso Lobotka. Lobotka la tocca indietro con Liam Henderson che va in pressione. Attenzione intanto al Napoli che entra all'interno dell'area di rigore dall'out di destra con l'uno contro uno vinto da Lozano. Cross basso che però viene rilanciato in avanti dai difensori dell'Empoli. Quindi Anguissa la manovra sulla tre quarti campo, la tocca per Kim, potrebbe allargare per Mario Rui, invece va centralmente da Lobotka, lo stesso Zamba Anguissa per Elmas che può andare in uno contro uno, potrebbe calciare dal limite dell'area di rigore, invece decide di andare da Lobotka, ancora per lo stesso Anguissa, adesso è un assedio alla porta dell'Empoli, anche se chiare occasioni da gol in questa azione non ce ne sono state, ancora il numero 99 che trova largo e in buona posizione per il traversone Mario Rui che va adesso, prova a mettere una sfera bassa verso l'interno dell'area di rigore. Questo ciò che prediligono in questo momento i giocatori del Napoli, seppur appunto le grandi occasioni della formazione partenopea forse sono arrivate in questa partita con cross alti. Di Lorenzo recupera il pallone sulla tre quarti in campo, la verticalizza dentro per Osimhen che dall'interno dell'area di rigore calcia alto sopra la traversa, bravissimo lo stesso Di Lorenzo a recuperare il pallone, a verticalizzarlo verso il 9 del Napoli, pallone che però è finito alto, tiro che è uscito sbilenco dal suo piede con Spalletti che dà indicazioni ai suoi, tre punti che sarebbero oro colato per il Napoli, che metterebbero pressione sul Milan impegnato stasera in casa con la Cremonese e che lascerebbero ai partenopei un'ultima partita da giocare prima della sosta, la quindicesima di Serie A in casa contro l'Udinese. Udinese, proprio l'Udinese che in questo momento sta pareggiando a La Spezia al 76esimo minuto, 31esimo in corso del secondo tempo. I gol sono arrivati nel corso della prima frazione di gioco, assist di Ampadu, gol di Resa per l'1-0, gol di Lovric su assist di Success per l'1-1. È stato anche annullato un gol all'Udinese nella prima frazione di gioco per gol per fuorigioco di Success e appunto assist di Lovric. Si è invece nell'1-1 scambiato, si sono scambiati le posizioni. Intanto lo Spezia conquista quasi al limite dell'area di rigore un calcio di punizione per un fallo commesso da Mato Jajalo su Holm. Ci potrebbe stare anche un cartellino, perché altrimenti l'esterno numero 2 dello Spezia poteva entrare all'interno dell'area di rigore. In realtà il numero 8, cioè Mato Jajalo, lo tocca il pallone, poi frana anche addosso allo stesso Holm, quindi ci sarà un calcio di punizione in zona offensiva al 77esimo minuto con Bram Noitink. Attenzione, il giocatore dell'Udinese, l'olandese che appunto idolo del far dello sport e chiaramente è un giocatore molto apprezzato da il calcio al bar, che appunto si tocca la coscia destra e si rialza però poi successivamente, quindi non sembra nulla di grave questo tipo di intervento.
irregolare. Intanto calcio di punizione che può essere battuto da Bastoni con il sinistro verso la porta, può andare tagliato e creare molti problemi a Silvestri. Decide di andare basso, pallone messo in angolo da parte della difesa dell'Udinese, quindi corner con Neuting che chiede il cambio. Attenzione, il numero 17 dell'Udinese evidentemente qualcosa in più di un semplice botta. Ancora Bastoni che va dalla bandierina, la tocca indietro per Resa che può mettere il traversone verso il secondo palo. Nzola rimette in mezzo, sponda da parte di Holm, Udinese che riesce ad allontanare, ma c'è stata una grandissima occasione per la formazione ligure per poter tentare di trovare la rete della 2-1, quella che avrebbe chiaramente cambiato le sorti di questa partita. Ci saranno dei minuti di discrepanza tra una partita e l'altra, in quanto molto probabilmente il Napoli finirà prima, a meno di un recupero monster rispetto alla sfida con l'Udinese. Intanto attenzione, Bram Neuting mette il pallone in fallo laterale, ha sentito tirare, aveva già chiesto il cambio, è molto probabilmente un infortunio per lui. Intanto attenzione, le immagini si spostano su Napoli-Empoli con l'Empoli che recupera il pallone, potrebbe andare in avanti con Bairami che non riesce a verticalizzarlo e quindi Elmas va in uno contro uno, recupera la sfera sulla tre quarti campo, prova ad appoggiarla poi a Mario Rui in sovrapposizione sull'out di sinistra troppo lunga per il ragazzo numero 6 portoghese ex di questa sfida. Quando siamo giunti all'84esimo minuto e appunto 39esimo del secondo tempo, la sfida della partita è bloccata su un punteggio di Napoli 1 Empoli 0, calcio di rigore da parte di Irving Lozano realizzato con brivido. Intanto Stojanovic batte la rimessa laterale, ma in realtà precedentemente va effettuato un cambio. Vediamo un po', un altro cambio nelle fila dell'Empoli, fuori Razvan Marin e dentro vediamo un po' Ekong. Altro giocatore che appunto fa il suo ingresso al Diego Armando Maradona Stadium. Questo gol di Osimhen ancora manca. Ciao Tommaso, buonasera e benvenuto all'interno di questa diretta. No, il gol è stato siglato su calcio di rigore da Irving Lozano, però il rigore se l'è preso Osimhen, ma mancano 5 minuti più recupero alla fine della partita e vedremo quanto ne assegnerà. C'è stato anche un VAR per appunto controllare il rigore, c'è stato il rosso assegnato a Luperto, molti cambi effettuati durante la seconda frazione di gioco, quindi forse un 3-4 minuti di recupero, forse anche qualcosina in più potrebbe essere assegnato al direttore di gara. Intanto Zielinski può battere il calcio d'angolo con il destro a rientrare, oppure Elmas che però si toglie dal punto di battuta. Ancora la formazione partenopea che la raccoglie con Irving Lozano che può andare in uno contro uno, prova il traversone intercettato da la difesa dell'Empoli che può subito verticalizzare, ma il Napoli recupera il pallone con Zambanguissa che lo controlla e lo gira verso l'autore del gol con brivido del vantaggio del Napoli, in quanto il calcio di rigore è appunto è stato intuito da Vicario che si è tuffato sull'angolo giusto ma non è riuscito ad intercettarlo, o meglio l'ha sfiorato pallone che gli è passato in mezzo alle mani, quindi per cui poi lo stesso Vicario si è lamentato con se stesso per non essere riuscito a neutralizzare il penalty di Lozano, non battuto benissimo ma comunque efficace per gli scopi dei partenopei. Intanto le immagini si spostano su Spezia Udinese con Agudelo che prova a partire in contropiede, la verticalizzazione per Balanzola che la tocca sull'out di destra per Holm che potrebbe andare in avanti, invece va indietro da Amien, gira in mezzo per Caldara per Nicolau va da Bastoni e alla fine diciamo che Burabia mette tutti d'accordo andando sull'out di sinistra, la verticalizzazione dentro di Nicolau molto bene, cross verso l'interno dell'area di rigore con Matoiaghialo che la controlla e prova subito a verticalizzare per Beto che viene incontro, lascia sfilare la sfera, ci sarebbe un intervento irregolare su di lui da parte di Amian che non viene sanzionato dal direttore di gara, quindi ancora
ancora la formazione spezzina che prova a rendersi pericolosa con Verde che va in verticale verso, anzi Agudelo che va in verticale verso Mbalanzolà, ancora lo Spezia con tutti i suoi uomini di movimento riversati nella metà campo difensiva della formazione ospite. Intanto attenzione, gol del 2-0 del Napoli, quindi vedremo, la grafica almeno ci segnala questo. Piotr Zielinski, il ragazzo numero 20 della formazione partenopea, è entrato nel corso del secondo tempo, sigla il gol che chiude definitivamente questa sfida quando eravamo arrivati all'88esimo minuto. Gol del 2-0, vedremo chi avrà fornito anche l'assist e come si sarà sviluppata l'azione, verticalizzazione da parte di Di Lorenzo sulla profondità per Irving Lozano che vince un contrasto, va via al suo diretto avversario, mette un cross per Osimhen che però il ragazzo nigeriano dei partenopei non riesce ad arpionare pur mandando fuori tempo il difensore avversario. Arriva Zielinski che riesce a tenere basso con il piattone sinistro questa palla che si infila alla sinistra di Vicario che prova ad allungarsi verso quel palo per neutralizzare la conclusione ma non riesce a farlo, e quindi gol del 2-0, l'assist ancora di gol da parte di Irving, gol da parte di Zielinski e l'assist invece di Irving Lozano che ha anche siglato il penalty che stava decidendo la sfida fino a pochi minuti fa. Adesso vantaggio corroborato con il Napoli che prova a partire in contropiede, Anguissa trattenuto irregolarmente da Henderson che appunto poi si dispera ma viene ammonito per questa trattenuta irregolare, e quindi quando siamo giunti al 90esimo minuto di gioco il Napoli è sul 2-0 contro l'Empoli. Capiremo quale sarà l'entità del recupero tra poco. I gol sono stati siglati da Lozano sul rigore che si è procurato Osimhen e da Zielinski su assist di Lozano dopo il cross dall'out di destra, mentre invece per quanto riguarda Spezia Udinese stiamo anche qui per entrare nel corso dell'85esimo minuto, discrepanza per recupero maggiore che è stato concesso nella partita tra i Liguri e i Friulani, calcio di punizione che è stato commesso da Bastoni e appunto cartellino giallo per lui, quindi l'Udinese potrà usufruire di questa opportunità. Vediamo Nestorowski, Ilian Nestorowski sta per entrare nel terreno di gioco e ad uscire è Isaac Success, quindi anche il numero 30 in campo per questo finale. Success autore di un gol poi annullato e autore anche dell'assist per la rete del pareggio a parte di Sandy Lovric. Calcio di punizione battuto da Samardžić, messo fuori ancora Matoiaialo che alimenta l'azione offensiva per lo stesso Samardžić sulla tre quarti campo, la tocca per Ebossé che prova una sorta di conclusione con il sinistro che parte però sbilenca dal suo piede, pallone che finisce sul fondo e quindi si ripartirà con una rimessa. Siamo giunti nel 91esimo minuto di gioco, sono stati assegnati 4 minuti di recupero a Napoli con la formazione partenopea che ha probabilmente chiuso definitivamente i giochi. È entrato anche Diego Demme in questo finale per tenere lì la palla e che adesso per chiudere bene il 2021-2022 e la prima parte di questo campionato nel 2022 avrà bisogno di una vittoria contro l'Udinese nell'ultima sfida di quest'anno. Ancora Diego Demme che imposta per Zamba Anguissa, l'Empoli scippa il pallone, prova a ripartire in contropiede con Sam Lammers che può servire Bairami sull'out di destra, il tentativo, la grande parata, la grande respinta con il piede destro distinto da parte di Meret che mette il pallone in fallo laterale, veramente una crescita esponenziale da parte di questo ragazzo. Ancora Stojanovic che prova ad attaccare, Bairami è andato ad incrociare verso il centro della porta dall'out di destra con un destro potente ma non preciso, quindi ancora l'Udinese che prova a mettere un traversone verso l'interno dell'area di rigore, Zielinski la controlla indietro per
Mario Rui che la verticalizza per Elmas, pallone poi dello stesso Mario Rui intercettato dalla difesa dell'Udinese in fallo laterale, quindi si riprenderà con una rimessa in gioco. Molto bene il tentativo di ripartenza da parte di Lammers. Intanto attenzione all'Udinese, con le ultime energie tenta di rendersi pericolosa verso la porta avversaria, anche se è lo Spezia a recuperare il pallone, prova a partire in contropiede con Agudelo e chiaramente finirà prima la partita di Napoli per poi concentrarsi su quello che sarà il recupero di Spezia Udinese, che appunto è finita dopo rispetto al Napoli-Empoli nel primo tempo. Intanto attenzione, pallone crossato a destra verso Balanzolà che però non lo aggancia, ancora Heitan Ampadu che la gira sull'out di destra per Holm che può andare in uno contro uno, prova a passare rispetto al suo diretto avversario e guadagna un calcio d'angolo, quindi una delle ultime occasioni molto probabilmente per lo Spezia, con Holm che incita il pubblico a tifare per la squadra che evidentemente sta provando, sta dando tutto, o meglio sta provando a dare tutto sul terreno di gioco per portare via 3 punti che sarebbero importantissimi per lo Spezia. Cross che viene messo fuori con le mani da Silvestri, lo raccoglie Ampadu che rimette il traversone, c'è un calciatore dello Spezia che viene spinto irregolarmente, rimane a terra ancora Mbalanzola che però l'arbitro ferma tutto, il pallone che carambola su di lui, ma l'arbitro ferma tutto, il direttore di gara, il signor Mario Piccinini della sezione di Forlì, ferma tutto perché appunto c'è stato un fallo in attacco, ha visto una spinta da parte di Nicolao sul suo diretto avversario. Intanto precedentemente ci poteva stare assolutamente intervento, mi sembra, da parte di Pereira, sconsiderato all'interno dell'area di rigore, ha messo giù un suo diretto avversario, diciamo la spinta mi è sembrata abbastanza netta, non su Caldara, non ravvisata dal direttore di gara, chissà che non ci possa essere un off-field review con l'arbitro, forse che sta parlando in questo frangente con il VAR, no, decide diciamo di far continuare l'azione, mi è sembrato abbastanza strano un marcato intervento da parte del VAR in questa situazione che avrebbe potuto dare un calcio di rigore. Intanto siamo quasi alla fine di Empoli, Napoli-Empoli, abbiamo passato il quarto minuto di recupero, ma Di Lorenzo si fa medicare il volto appunto per un contrasto con tutti invece in panchina, tribuna d'onore, dirigenti del Napoli, tifosi che veramente sono in visibilio per questa squadra e per quello che sta facendo in questo momento Luciano Spalletti, capolista al momento a più 9 sul Milan, rilancio in avanti, lo arpiona Irving Lozano, il direttore di gara, il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino ordina il termine delle ostilità, il Napoli batte l'Empoli per 2-0, i gol sono stati siglati da Irving Lozano su calcio di rigore, poi il neo entrato in campo Piotr Zielinski su assist dello stesso Lozano per la rete del 2-0. Intanto stiamo per entrare anche nel tempo di recupero tra Spezia Udinese con Wallace che porta palla sul cerchio centrale di centrocampo, la gira per Roberto Pereira che potrebbe mettere il traversone, sono 4 i minuti segnalati dal direttore di gara, il signor Mario Piccinini della sezione di Forlì, tentativo di cross verso l'interno dell'area di rigore, tiro da parte di Nestorowski su assist di Matoiaia, lo tiro al volo da parte dello stesso attaccante numero 30 entrato nel corso della seconda frazione di gioco, bravo Iaialo a coprire il pallone, poi un tiro di Nestorowski e vediamo se il portiere avversario, cioè Drongoski, è riuscito ad evitare il calcio d'angolo, mi sembra di sì, intanto qui più lo riguardo questo contratto tra Pereira e Caldara all'interno dell'area di rigore, più penso che sia penalty per lo Spezia che poteva starci questo tipo di contatto, evidentemente il VAR non se l'è sentita di intervenire in questo frangente. Ancora il numero 18, cioè Perez, che manovra la verticalizzazione tentata da parte di Perez che però non viene alpionata dai giocatori dell'Udinese, pallone che finisce in fallo laterale.
Natale, quindi lo Spezia avrà le ultime energie con Nicolau che rilancia lungo verso Nzola che lotta con il suo diretto avversario, riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore, rilancio lungo da parte di Caldara con il pallone per non rischiare nulla che viene messo fuori in fallo laterale e quindi ancora lo Spezia potrà usufruire di una rimessa in zona offensiva con Nicolau che la manovra sul centro di sinistra, la verticalizzazione per Bastoni che prova di andare in avanti con il destro lungo, ancora Samardzic che la riconquista e può subito ribaltare il fronte, viene messo giù in modo regolare, dice il direttore di gara, ma ancora Iaia lo che alimenta l'azione offensiva per Samardzic, siamo ai limiti dell'area di rigore, potrebbe far scaturire il destro, invece affida Wallace, traversa la parte del ragazzo del numero 11 dell'Udinese, ha fatto partire una conclusione di prima intenzione con il destro ma potente ma che si è stampata sulla traversa, anzi con il destro prima e poi ha raccolto di nuovo il pallone dopo un tentativo conclusione con il sinistro alta sopra la traversa, ma davvero una conclusione che poteva cambiare le sorti di questa partita con Neuwen Perez che si mette le mani nei capelli, traversa dell'Udinese a pochi minuti dalla fine del match. Adesso l'occasione c'è lo Spezia con Holm che non gestisce il pallone, stanco evidentemente l'esterno numero 2 della formazione spezzina, pallone che finisce in out, ma davvero una grandissima occasione per l'Udinese per passare in vantaggio a meno di un minuto alla fine con la curva dei Liguri che sembra però contenta nonostante tutto, nonostante una situazione di classifica non soddisfacente però di quello che hanno fatto stasera i propri beniamini. Beto Betunsal mette il pallone in fallo laterale dopo aver commesso fallo, quindi ci sarà un calcio di punizione, una delle ultime occasioni per lo Spezia che può rilanciare il pallone verso l'interno dell'area di rigore e ci penserà Bartomeu Drągowski, il ragazzo ex Fiorentina, il portiere ex della Fiorentina che ha sostituito Provedel che invece oggi è il portiere titolare della Lazio. Con il destro verso l'interno dell'area di rigore, messo fuori mi sembra da Wallace. Ancora lo Spezia che alimenta l'azione offensiva, lancio lungo verso Balanzolà e Pereira a mettere giù il pallone, ma c'era una posizione irregolare da parte dello stesso Nzola. E quindi sfida che si sta per chiudere. Stiamo per entrare nel corso del quarto minuto di recupero. Sarebbe nel corso del quinto minuto di recupero, rilancio lungo da parte di Silvestri. A questo punto il direttore di gara, il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, ordina il termine delle ostilità, Spezia 1, Udinese 1, Napoli, Empoli 2 a 0. Noi chiaramente, cari ragazzi, ci vedremo successivamente dalle 20:45 per il commento di Cremonese-Milan, però ripetiamo solo marcatori e punti. Napoli-Empoli con la formazione partenopea che ha vinto 2-0 in casa contro l'Empoli, gol su rigore con brivido perché il vicario aveva intuito la parte di Irving Lozano, poi la rete del 2-0, assist di Lozano, gol di Zielinski che porta i partenopei a più 9 in classifica sugli uomini rossoneri di Stefano Pioli aspettandoli nella partita contro la Cremonese che seguiremo insieme. Per quanto riguarda l'altro match, Spezia-Udinese, gol annullato all'inizio su assist di Sandy Lovric per Success, tiro dall'interno dell'area di rigore fuori gioco da parte dello stesso Success, poi il gol è arrivato ma dello Spezia, assist di Ampadu, verticalizzazione per Resa che si è inserita all'interno dell'area di rigore e ha allargato il piatto destro realizzando la rete del vantaggio e poi gol del pareggio, invece si sono invertiti Success e Lovric, assist dello stesso Isaac Success e gol di Sandy Lovric per la rete del pareggio di esterno con il destro a incrociare verso il palo alla sinistra di Bartomeu Drągowski. Cari ragazzi, io chiudo questa live, ma chiaramente ci vediamo. Chiudo subito questa diretta, così ho un po' di tempo per riorganizzarmi, ma ci vediamo tra circa un quarto d'ora per la sfida tra Cremonese e Milan. Cari ragazzi, grazie mille di essere stati in mia compagnia e a tra poco.